When you worry about the future, that is because you are lack of confidence. You lack of imagination. We don't have, I may not have the solution for future, but there is a solution for future. Let me tell you, future is the opportunity for everybody. Because we have nothing to lose. Right? This is what I tell myself 18 years ago. 18 years ago, we did not have money, so we have no money to lose. We don't have technology, we have no technology to lose. Buonasera a tutti, penso che possiamo cominciare. Benvenuti, io mi chiamo Diodato Pirone, sono un giornalista del Messaggero. Sostituisco all'ultimo minuto il mio collega Luca Cifoni, che è una vittima, speriamo l'ultima, del Covid. Per fortuna sta bene, nulla di che, ma non poteva venire. E quindi vi prego di perdonare qualche eventuale e possibile mancanza o qualche sbavatura. Vi volevo dire che il filmato che avete appena visto riporta delle affermazioni ottimiste, giustamente, di Jack Ma, che è uno dei imprenditori cinesi di gran successo, forse il principale imprenditore cinese, che come sapete ha avuto qualche problema negli ultimi tempi. E diciamo che questi problemi non accadono solo in Cina, come abbiamo imparato a percepire in modo preciso negli ultimi tempi, e questo forse ci fa apprezzare anche la fortuna di essere nati con tutti i nostri problemi, con tutti i nostri limiti, in Occidente. E il mio compito è quello di fare una presentazione velocissima, ma approfitto della mia posizione per presentare una piccola cosa personale. Cioè io e Luca Cifoni, cioè il collega che sostituisco, il caso ha voluto che abbiamo scritto un libro proprio sulla demografia, che casualmente ho qui, che esce che esce l'8 di luglio per i tipi della Rubettino. Vi lascio il tempo di prendere appunto. diciamo che il libro si chiama La trappola delle culle. Perché si chiama così? Ve lo spiegherà con molta più competenza di noi, ve lo spiegheranno gli ospiti che mi seguiranno. Si chiama così perché all'inizio di questo libro, vi devo raccontare, io non ho una specializzazione in demografia, ovviamente, io sono laureato in storia contemporanea, il demografo è Luca. Però diciamo, entrambi percepivamo che c'era un problema molto serio della demografia in Italia. Beh, io vi devo dire, non voglio rovinare l'ottimismo di Jack Ma, prima di cominciare il libro pensavo che fosse un problema. Dopo il libro io penso che stiamo proprio nei guai grossi come montagne, e quindi dobbiamo in qualche modo intervenire per risolverlo questo problema. Vi dico una sola cosa: l'anno scorso in Italia sono nati 399.000 bambini, se non sbaglio. In Francia ne sono nati quasi 750.000. Cioè, al di là delle Alpi, non in Nigeria, non lontano da noi, sono nati il doppio dei bambini che abbiamo fatto noi. Questa cosa non è
solo un dato numerico, è un dato che deriva da una mancanza di consapevolezza profonda della nostra società, ed è un dato che ci porterà nei guai per i prossimi anni, perché fra 25-30 anni da noi si potranno formare, faccio un ragionamento da giornalista, non da demografo, 200.000 coppie, essendo nati 400.000 bambini. In Francia se ne formeranno il doppio che da noi. Questo vuol dire un dinamismo maggiore, vuol dire una capacità di fare impresa maggiore, vuol dire anche un maggiore peso politico, geopolitico, vuol dire anche una prospettiva di futuro diversa. Quindi noi abbiamo un problema molto serio e diciamo questo pomeriggio, che è dedicato a quello che a ciò che le imprese possono fare per affrontare questo tema, è una di quelle cose che bisogna fare in Italia per cercare di uscire, come credo che anche il ministro ci spiegherà, da un lungo periodo di inconsapevolezza di un tema che invece è forse l'emergenza numero uno che noi abbiamo. Ma io non vi voglio, ho già esagerato, l'8 luglio ricordatevelo, e mi permetto quindi di chiamare la ministra, piove, quindi per un membro del governo l'atmosfera non è delle migliori, però sappiamo, sappiamo che però, mi permetto la battuta, perché sappiamo che ultimamente sono state fatte delle cose molto importanti che credo che ci verranno spiegate, a partire dall'assegno unico e a partire dal Family Act. Prego. Grazie. Mi permetto una battuta invece che viene dalla mia storia precedente. È vero che piove, ma non c'è buono o cattivo tempo, ma c'è buono o cattivo equipaggiamento. Quindi credo che il dovere di un governo sia dare al Paese, anche a fronte appunto della pioggia in senso lato, un buon equipaggiamento per poterla affrontare. Davvero vi ringrazio, grazie per questa introduzione, ringrazio Fondo Imprese, Presidente, tutta la struttura e tutti voi qui presenti per non solo avermi invitato, ve ne sono davvero grata, ne sono onorata, ma per aver scelto di concentrare il dibattito di questa giornata su due sfide che sono le sfide strategiche del nostro Paese, che con forza il governo ha scelto come le linee di principale investimento anche della propria azione programmatica, non solo oggi, nel tempo dell'oggi, ma nella prospettiva anche del rilancio dello sviluppo del Paese. Non nascondiamoci che quando oggi parliamo di rilancio dello sviluppo del Paese a fronte di un investimento che arriva grazie ai fondi europei di più di 200 miliardi in una volta sola, la dico in modo semplificato, di investimento, stiamo, come dire, facendo un'affermazione carica, grave di profonda responsabilità, perché quando parliamo oggi di rilancio del Paese, è un rilancio del Paese urgente, necessario, ed è un rilancio del Paese che è un po' un se non ora quando, nel senso che daremo conto di come noi abbiamo deciso di investire queste risorse e con quale prospettiva di sviluppo. Parto dall'ultima parola che ho colto nel suo richiamo e mi sembra estremamente opportuna, che è la parola inconsapevolezza o consapevolezza. Ecco, io credo che su questi temi, sfida demografica, sfida del lavoro con tutto ciò che la sfida del lavoro significa, oggi siano al centro di una nuova consapevolezza del sistema paese, non solo da parte delle istituzioni e della politica, ne prova certamente anche il fatto che qui in questo contesto oggi ne dibattiamo, e questa consapevolezza si è tradotta in una prassi nuova anche delle politiche pubbliche per affrontare l'elemento della demografia e del tema del lavoro, e questa prassi nuova è che abbiamo finalmente dato concretezza a un'attitudine che si era limitata, secondo me, per troppo tempo a commentare, e abbiamo dato concretezza a risposte che vogliono e hanno attivato processi di soluzione. E quando dico processi di soluzione, perché, e poi entro nello specifico, insomma, delle iniziative che stiamo portando avanti, che abbiamo fatto, perché il tema demografico, il tema dell'attivazione anche del mondo del lavoro sono due temi che non possono essere risolti con una misura immediata a effetto istantaneo, perché sono due elementi critici di fragilità strutturale che sono non solo pervasivi
su tutti i livelli sociali, ma sono di fatto caratterizzati da una scala che è quella temporale. Noi oggi paghiamo il frutto di politiche che non hanno investito adeguatamente sul tema, per esempio, familiare, di sostegno alla natalità e alla genitorialità. E allora, quando guardiamo le cause che lei ha, gli effetti, mi scusi, che lei ha richiamato con estrema puntualità di quello che oggi è uno degli elementi critici del nostro sistema paese, il calo delle nascite e il calo demografico del paese, in quelle stesse conseguenze possiamo anche, io credo, individuare quali sono state le cause e quindi intervenire per attivare invece una risposta di soluzione. Giustamente il tema demografico per un paese intercetta la prospettiva, diciamo, del, come dire, dell'identità sociale di una comunità. C'è un tema di carattere numerico e chi conosce i modelli di evoluzione delle specie, della dinamica della popolazione, sa che se due individui, una donna e un uomo, hanno meno di due figli per coppia, il sistema non è in equilibrio. È chiaro che è un sistema che tende a decrescere e tra l'altro tende a decrescere con una certa velocità. L'Italia è a 1,24 come tasso di fecondità femminile, quindi per ogni donna ci sono 1,24 figli, vuol dire che per una coppia non si arriva a due. Quindi il sistema non è in equilibrio, diciamo, dal punto di vista numerico. Ma al di là del tema del dato numerico, sul quale si possono fare altre considerazioni, ci sono altri due elementi che vanno presi in considerazione. Uno, abbiamo raggiunto un saldo naturale, lo diranno meglio i demografi dopo di me, cioè la differenza nati-morti, mai così ampio nella storia dell'Unità d'Italia. Questo è stato, dobbiamo ammetterlo, aggravato dall'esperienza drammatica della pandemia, ma non illudiamoci. L'Italia del 2019, cioè l'Italia pre-pandemia, è arrivata a livello di differenza tra nati e morti pari solo al 1918. L'Italia del 2019 era in uno stato di prospettiva demografica pari solo al post primo conflitto bellico. Questo dice di quale stato di arretratezza abbiamo, ahimè, raggiunto su questo tema. Ma l'effetto che poi si ha da un punto di vista economico-sociale è evidente, riguarda uno, un welfare non sostenibile, perché se noi abbiamo il pezzo della popolazione a cui dobbiamo garantire servizi, che è molto sproporzionato rispetto a chi questi servizi, tra virgolette, li produce, li sostiene, è evidente che il sistema non è sostenibile. Ma io mi permetto di dire che c'è un altro elemento che ha richiamato, che colgo come un elemento strategico, che è una popolazione nella quale si disincentivano le scelte di progetto di vita delle giovani generazioni, è una società che non anima e non sa animare il gusto dell'innovazione, il gusto del futuro. E qui vado alla causa principale. Perché il paese si trova in questa situazione? Per troppo tempo la nostra generazione ha, diciamo, attribuito ad una scarsità di coraggio, di generosità, di resilienza da parte delle nuove generazioni, un po' in qualche modo il non investire su progetti, per esempio, di carattere familiare. Non abbiamo capito che il tema non è che i giovani di oggi sono disinteressati ad avere figli. Il professor Rosina qui lo può dire. Il tasso di, diciamo, desiderio di avere figli dei giovani italiani è esattamente uguale a quello francese. Quindi i giovani italiani hanno l'aspettativa di vita di avere lo stesso numero di figli di quelli dei giovani francesi. C'è una differenza: in Francia quel desiderio si è tradotto in progetto concreto di vita, in Italia è rimasto un desiderio. E allora la chiave, che è stata alla base della riforma che abbiamo portato avanti delle politiche familiari per risolvere definitivamente questo problema atavico del nostro paese, è quella di restituire alle donne e agli uomini del nostro paese l'opportunità di far sì che i loro desideri, le loro attese di progettualità di vita potessero trovare nel nostro paese l'opportunità di diventare realtà di vita, concretezza. Questo significa che le persone, le donne e gli uomini, devono avere la possibilità di proiettare in avanti la propria
diciamo, aspettativa, il proprio sguardo su progetti che decidono di essere attivati oggi, ma che si devono sviluppare nel tempo. E allora, per diventare genitori bisogna avere lo sguardo avanti sul futuro e bisogna immaginare che ci sia un futuro possibile. Per diventare imprenditori bisogna avere il coraggio di sapere che una scelta imprenditoriale dell'oggi si può essere accompagnata e vale la pena di essere rischiata e usata, perché c'è un tempo in avanti in cui questa scelta troverà una prospettiva. Guardate che scegliere il progetto di impresa ha le stesse attitudini di prospettive in avanti che vengono scelte in tutte le scelte di vita. Quella della genitorialità è una scelta particolarmente importante e strategica, ma particolarmente legata alla mancanza oppure alla possibilità di avere una prospettiva in avanti. E allora come abbiamo cambiato e come abbiamo agito? Rispondendo con una riforma che per la prima volta ha legato l'elemento scelta di genitorialità, maternità e paternità, e quindi risposta al tema demografico, con l'elemento attivazione di competenze e di energie nel mondo del lavoro. Le due, gli elementi insieme. E quindi bene il soggetto di questa giornata, perché è esattamente il cuore del Family Act, che è questa riforma delle politiche integrate, oggi legge dello Stato, legge 32 del 2022, che per la prima volta, come vi dicevo, ha attivato dei processi integrati, mondo del lavoro, servizi a livello sociale, sostegno economico-finanziario alle famiglie. Questi tre assi insieme costruiscono lo scheletro, l'ossatura di un nuovo approccio delle politiche pubbliche, sia alle politiche familiari che alle politiche di attivazione di competenze e di leva di sviluppo per il mondo, nel mondo del lavoro. Perché ho correlato tema demografico e lavoro e torno sempre su un elemento demografico? L'Italia è ultima in Europa, come vi dicevo, per tasso di fecondità di figli per donna, 1,24. L'Italia è ultima in Europa per tasso di occupazione femminile. La Francia è ai primi posti sia per tasso di occupazione femminile sia per indice di fecondità. Per troppo tempo noi abbiamo pensato che per sostenere le politiche della maternità si dovesse in qualche modo togliere le donne dal mondo del lavoro in modo tale che si potessero dedicare solo in qualche modo al carico di cura familiare, come se il carico di cura familiare dovesse essere destinato solo alle donne. Per troppo tempo abbiamo pensato che una donna capace nel mondo del lavoro dovesse essere una donna che non aveva carichi di cura familiare e di maternità. Abbiamo sbagliato il modello e abbiamo ottenuto i peggiori risultati possibili. Oggi abbiamo svoltato e abbiamo deciso di investire in sostegno alla maternità e alla paternità come responsabilità condivisa. Abbiamo deciso di investire nel valore sociale della maternità e della paternità. L'assegno unico universale, che è oggi attivo, arriverà a più di 7 milioni di nuclei familiari, più di 11 milioni di figli. A maggio abbiamo erogato già i tre quarti della platea che avevamo fatto domanda. Prevede un investimento della finanza pubblica strutturale di 20 miliardi all'anno. 20 miliardi all'anno non sono mai stati spesi tutti interi in modo strutturale anno dopo anno per sostenere i figli, le famiglie con i figli. Di questi 20, quasi 7 sono aggiuntivi. Ma questo assegno unico universale, che è un sostegno economico fattivo alle famiglie, ha un elemento chiave: è uno strumento che accompagna il processo di crescita di una famiglia e non è legata alla condizione del lavoratore o della lavoratrice, cioè l'assegno va a tutti i figli, che siano figli di lavoratori autonomi, imprenditori, lavoratori dipendenti. E questo accompagna, è uno strumento di nuovo anche approccio al welfare, perché è un welfare non di sussidio, ma è un welfare di accompagnamento anche ai processi di transizione nel mondo del lavoro, perché quello rimane solido, stabile, come accompagnamento anche ai percorsi di cambiamento delle lavoratrici e dei lavoratori. Ma accanto a questi temi, l'altro grande asse del Family Act è il tema del lavoro giovanile e soprattutto quello femminile. Il nostro paese paga purtroppo uno scotto enorme per due motivi. Uno,
Perché nel momento in cui noi abbiamo un pezzo di popolazione, che è quello del femminile, tra l'altro più del 50%, che non è sufficientemente messa nelle condizioni di esercitare il proprio contributo nel mondo del lavoro, noi abbiamo un pezzo di potenziale energia del nostro paese che non è tradotto in potenza fattiva di reale contributo e cambiamento al sistema socio-economico del paese. E questo evidentemente non è un sistema né sostenibile né, diciamo, di prospettiva di sviluppo. Tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, noi stiamo portando avanti investimenti in formazione e in educazione dei ragazzi e delle ragazze significativi. Mediamente le ragazze hanno risultati più qualificati quando escono dalla laurea e succede che dall'anno dopo si inverte di fatto l'efficienza, e questo investimento che ha dato migliori risultati nella media per le ragazze viene tradotto nel mercato del lavoro con una minore rappresentazione delle ragazze nel mondo del lavoro, con una minore retribuzione, con un minor riconoscimento della qualità del lavoro femminile nell'ambito aziendale. E quindi, a fronte di questa evidente stortura, noi abbiamo voluto incidere proprio con una forza per far cambiare verso, diciamo, al paese. Con il Family Act abbiamo introdotto un meccanismo di incentivo anche al mondo dell'impresa per sostenere e per valorizzare il contributo delle donne nel mondo del lavoro, per fare in modo che una donna non debba più scegliere se essere madre o essere lavoratrice, quindi di fatto essere costretta ad astenersi da entrambe le scelte, ma metterla nelle condizioni di poter essere madre e lavoratrice qualificata in modo contestuale. E per fare questo servono servizi, sostegni economici, congedi paritari tra le donne e gli uomini, sono tutti punti reali della riforma del Family Act, ma serve anche fare in modo che, per esempio, il lavoro femminile costi di meno. Oggi il lavoro femminile costa di più alle imprese, perché ci sono più contributi da pagare per le maternità, perché c'è un tema di sostituzione della maternità, ci sono tanti elementi molto concreti che motivano questa mia affermazione. Su questo credo sia particolarmente di interesse parlare di certificazione di parità di genere delle imprese, qui poi mi avvio a conclusione. Abbiamo introdotto, grazie al PNRR, questo strumento che entrerà operativo in vigore fine giugno e inizio luglio, per il quale le imprese potranno accedere alla certificazione per la parità di genere. Non si tratta, lo dico già, di una certificazione a bollino rosa che semplicemente definisce lo stato dell'arte come un di più nella dimensione dell'impresa. La certificazione per la parità di genere è definita da una prassi di riferimento, la prassi UNI 125/2022, definisce un processo migliorativo nella pratica imprenditoriale e quindi ha l'obiettivo di modificare il volto delle imprese del nostro paese, introducendo obiettivi, strumenti, metodi nuovi, linguaggi nuovi, scelte di investimento in direzione nuove che abbiano l'obiettivo di liberare pienamente tutto il talento femminile, quindi di avere un effetto leva di sviluppo per il sistema anche imprenditoriale, economico, produttivo del nostro paese. Le imprese che otterranno questa certificazione avranno sgravi fiscali, sono 50 milioni di euro all'anno di sgravi fiscali per adesso definiti, e avranno vantaggi nell'ambito del codice nell'ambito degli appalti pubblici. Abbiamo modificato il codice degli appalti introducendo vantaggi di premialità sia nel punteggio di valutazione sia per quanto riguarda la garanzia che deve essere data per accedere appunto alla gara d'appalto. È un utilizzo della normazione completamente differente, perché è una norma che abbiamo introdotto con un effetto di leva di incentivo di sviluppo, e noi crediamo che oggi politiche a promozione delle pari opportunità, a promozione dell'impegno femminile e della risposta demografica debbano essere politiche proattive che attivano meccanismi utili nel paese, non politiche semplicemente di controllo o di risposta delle disuguaglianze. E allora la sfida di restituire prospettiva alle donne e agli uomini nel nostro paese, e su questa prospettiva investire il nostro oggi per costruire un futuro migliore per tutta la nostra società,
oggi è una sfida possibile, è una sfida reale ed è la sfida che abbiamo deciso di giocare e di giocare fino in fondo. Il Family Act è il passo strategico che questo paese ha fatto. Adesso evidentemente si tratta di costruire l'alleanza di paese per radicare questa riforma nel tessuto, nella vita del nostro paese. Quindi è importante che il mondo delle imprese, il mondo della formazione, il mondo delle istituzioni pubbliche costruiscano questi legami connettivi di corresponsabilità, perché è su questi legami che noi possiamo attivare davvero un processo di miglioramento per l'Italia. E lasciatemi dire che credo che tutto questo, anzi lo so, tutto questo ci sta ponendo anche nel dialogo europeo tra paesi che stanno usando, da ultimi in coda nei dati, stanno usando e stiamo usando strumenti di innovazione anche nell'ambito delle politiche a sostegno delle donne, a sostegno di famiglie, a sostegno delle nuove generazioni, che quindi ci permettono di entrare anche nel dialogo europeo, nel dialogo internazionale, non solo alla pari, ma come paese che ha deciso di essere leader anche in un processo di ripartenza come quello che stiamo cercando davvero tutti insieme di interpretare. Grazie. Ringraziamo il Ministro, come avete visto c'è una griglia di idee, di iniziative estremamente fitta. E io penso che forse il valore aggiunto determinante che viene da un intervento come questo è quello che ci permette di capire che per affrontare il problema della demografia, credo ce lo spiegherà adesso meglio, decisamente meglio di me il professor Rosina, sono necessari interventi dall'alto, la creazione di una cornice, ma poi è necessario che l'intera società, le molecole che nei vari livelli e le imprese sono tra le molecole più importanti della nostra società, si muovono, siano consapevoli che questo problema va affrontato e che in qualche modo dobbiamo uscire da questa asfissia delle nascite, perché è un interesse collettivo strategico. Non c'è altro modo. Interventi dall'alto, consapevolezza dal basso. Comunque penso che il professor Rosina decisamente meglio di me ce lo può spiegare. Prego. Beh, visto che il nostro giornalista moderatore ha un po' rotto il ghiaccio sull'autopromozione editoriale, io rilancio con questo: crisi demografica, politiche per un paese che ha smesso di crescere, dove troverete un approfondimento poi delle cose che oggi vi dirò. Allora, grazie per questo invito a declinare assieme queste due F di formazione e futuro. Io nella mia presentazione ho un po' accettato questo gioco di mettere assieme le varie F e quindi sostanzialmente inserirò la F di famiglia e figli, legato poi alla demografia e alle nuove generazioni, del femminile, ma già la Ministra ci ha detto perché è importante inserire anche poi la prospettiva anche dei percorsi femminili e delle loro scelte, e quello delle fasi della vita, perché appunto la demografia è anche longevità e quindi è anche opportunità che si creano se noi siamo in grado poi di accompagnare queste trasformazioni, questi cambiamenti nel modo adeguato. Allora, parto anch'io da una questione che aiuta un po' ad avere delle coordinate, dei punti di riferimento, che è la media dei due figli per donna. Se possiamo, ecco. Come appunto avete sentito nell'intervento precedente, è quello che ci consente di dire se siamo nella condizione di un equilibrio tra generazioni, perché attorno ai due figli per donna la popolazione non aumenta, non diminuisce, e il rapporto tra generazioni rimane della stessa consistenza, che è un po' appunto quello che succede alla Francia. La Francia è scesa sotto i due figli per donna, ma di poco, cioè ha mantenuto più o meno quei livelli, anche la Svezia. Quindi vuol dire che ci sono paesi con cui possiamo confrontarci che comunque non sono scesi troppo sotto e quindi non stanno alimentando particolari squilibri demografici. L'Italia invece è in crisi demografica ormai da oltre 40 anni circa, non solo perché è scesa sotto i due figli per donna, ma perché è scesa sotto 1,5 figli per donna. Cioè siamo uno dei paesi che da più lungo tempo hanno un numero medio di figli per donna, quindi per coppia, più vicino a 1 che a 2. E questo
va quindi a far sì che ogni nuova generazione abbia una consistenza particolarmente più ridotta rispetto alle generazioni precedenti, e questo poi aumenta gli squilibri continuamente. Questo grafico serve per capire anche come si colloca l'Italia dopo appunto questa lunga crisi demografica che ci fa vivere questo inverno da cui facciamo fatica a uscire. E vedete che in questi due assi che hanno in verticale il numero medio di figli e in orizzontale l'età media al primo figlio, l'Italia ve l'ho cerchiata in rosso perché magari andate a cercarla al centro dove insomma si colloca la maggior parte degli altri paesi europei, e invece come vedete è in basso a destra, cioè siamo uno dei paesi in cui la scelta di avere figli maggiormente si trasforma in rinvio continuo e quindi posticipazione sull'asse orizzontale, e rinuncia e quindi appunto riduzione nell'asse verticale. E questo tra l'altro è il grafico del 2017, poi c'è stato l'impatto della pandemia e quel cerchietto rosso è uscito dal grafico di fatto, in basso a destra. Quindi questa è un po' la situazione, noi ci collochiamo lì, siamo contenti di trovarci lì, e va bene trovarci lì, e no, perché ha tutta una serie poi di conseguenze che paghiamo tutti, che non è solo rinunce di un desiderio che è a livello degli altri paesi europei ma che non si realizza. Sono rinunce di realizzazione di un desiderio individuale che poi porta a squilibri collettivi e che poi hanno conseguenze negative per tutti. Cos'è quindi che ci caratterizza? Da essere da troppo tempo su livelli molto bassi, nel fatto che questa scelta è continuamente posticipata, generazione dopo generazione, al ribasso è posticipata. Come conseguenza l'Italia ha esaurito completamente la sua capacità endogena di crescere, cioè non può più crescere e quindi è già in declino, dal 2015 è una popolazione che si riduce, ma soprattutto al di là insomma dell'essere tanti o pochi, questo insomma, può valere fino a un certo punto, quello che sta accadendo è la struttura demografica interna che va a alterarsi profondamente, e nel senso poi che produce squilibri e costi. Noi siamo stati il primo paese, e questo è avvenuto nella prima metà degli anni 90, in cui gli over 65 hanno superato gli under 15, il primo paese al mondo. E entro il 2050, se le cose non cambiano, gli over 65 saranno il triplo degli under 15. Già oggi abbiamo più persone di 80 anni che nuovi nati. Quindi questo è un po', può essere utile per capire come la struttura demografica si va fortemente alterando. E poi c'è un altro elemento che, al di là dell'impatto che ha avuto la pandemia, siamo entrati in una nuova fase che è quella della trappola demografica, ovvero la bassa natalità passata sta riducendo sempre di più la popolazione in età riproduttiva, cioè in età da avere figli. E su questo la demografia è implacabile, perché meno nascite in passato vuol dire meno genitori oggi. Meno genitori oggi vuol dire ancora meno nascite domani. Meno nascite domani vuol dire ancora meno genitori dopodomani. Quindi se non si inverte la tendenza, noi potremmo cercare in tutti i modi di agire sulle altre leve che gestiscono le conseguenze degli squilibri demografici, ma gli squilibri andranno ad accentuarsi e avvitarsi sempre di più verso il basso, e quindi qualsiasi azione andremo poi a produrre sarà sempre di più inefficace, perché appunto gli squilibri andranno sempre di più ad accentuarsi. Quindi una delle risposte cruciali è quella di invertire la tendenza della denatalità e quindi far tornare le nascite a salire. Però questo non basta più di per sé, quindi dobbiamo combinare l'azione sia sulle conseguenze insieme all'azione sulle cause. E quindi serve una visione sistemica. E come vedremo, questo però si può fare, nel senso che agire sulle conseguenze, se lo facciamo nel modo adeguato, va anche a contrastare le cause e quindi a favorire poi la scelta di avere figli. Prima di arrivare un po' a toccare un po' questi aspetti, è importante la comparazione con quello che accade in altri paesi. E in questo grafico avete l'indicatore guardato con più attenzione e preoccupazione dalle società mature avanzate, che è l'indice di dipendenza degli anziani. Che cosa ha il numeratore l'indice di dipendenza degli anziani? Ha gli over 65. E questo indice è andato a peggiorare nel tempo in tutti i paesi, perché fortunatamente si vive sempre più a lungo e quindi ci sono sempre più persone in età anziana, quindi il numeratore cresce. Solo che adesso siamo entrati in una fase in cui non solo questo
l'indicatore andrà a peggiorare perché continuerà a crescere il numeratore, cioè continuerà a crescere la popolazione anziana, ma andrà a peggiorare adesso perché anche il denominatore andrà a ridursi, cioè la popolazione che entra al centro della vita attiva del paese. Perché appunto questo indicatore ha al numeratore gli over 65, al denominatore la popolazione tra i 20 e i 64 anni, quindi la popolazione attiva. Quindi questo indicatore diventa cruciale per capire poi quanto una società va verso un futuro che sia sostenibile o meno. E qui ci sono tre casi interessanti da confrontare all'interno del quadro europeo. Guardate, la Svezia è il rettangolo che trovate sulla destra e qui avete tre punti temporali che vengono confrontati. Il 1990, vedete nel 1990 il valore della Svezia che era più alto un po' di tutti, la crocetta della Svezia, perché la Svezia è stata uno dei primi paesi a dover affrontare il tema della bassa natalità. Poi però la Svezia ha messo in campo delle politiche adeguate per rispondere alla bassa natalità. Infatti è stato uno dei primi paesi a scendere sotto i 2 figli per donna, poi è scesa vicino a 1,5 figli, poi ha deciso di voler invertire la tendenza e quindi le misure che adesso noi stiamo cercando di realizzare col Family Act, la Svezia le ha anticipate qualche decennio fa. E vedete la conseguenza che l'indicatore dell'indice di dipendenza degli anziani crescerà in modo moderato. Sarà uno dei paesi che vedranno peggiorare di meno questo indicatore. La Germania è un altro caso interessante, al di là della Francia, che abbiamo già citato, quindi insomma non parlo della Francia. La Germania è un altro caso interessante perché fa vedere che è possibile uscire dalla trappola demografica. Cioè, la Germania era indirizzata come il nostro paese verso questa trappola e aveva infatti un numero medio di figli per donna nel primo decennio di questo secolo addirittura peggiore di quello italiano. Diventato ministro una certa Ursula von der Leyen, che ha deciso di mettere in campo politiche che intervenissero ovviamente in maniera sistemica, quindi con un sistema paese che ha capito che lì bisognava intervenire perché altrimenti gli squilibri diventavano un costo per tutti. Che cosa è successo? E vedete la Germania che partiva comunque, che si trovava in condizioni simili all'Italia, in prospettiva, grazie appunto alle politiche messe in atto, vedrà un peggioramento che tutto sommato si va a collocare da una delle situazioni peggiori a un andamento che è in linea con la media europea. L'Italia invece è il caso di un paese che dimostra cosa succede se non si fa nulla di fatto. E vedete appunto, queste sono le previsioni fatte nel 2019 rispetto al 2050, la prospettiva del 2050, vedete quindi che siamo uno dei paesi in cui l'indicatore andrà a peggiorare maggiormente e con delle conseguenze che poi diventano difficili da gestire. Tra l'altro è interessante anche capire e notare come aver lasciato che gli squilibri andassero ad accentuarsi in questo modo ha fatto sì che ogni nuova previsione che l'Istat è andata a fare si è trovata a doverla fare al ribasso rispetto alle previsioni fatte nell'edizione precedente. Perché appunto questa trappola che avvita verso il basso poi fa sì che le cose non è che rimangono stabili, vanno ulteriormente a peggiorare. E quindi lo scenario è diventato ogni volta peggiore. Nelle previsioni che aveva fatto precedentemente l'Istat, quelle del 2017, si prevedeva che la popolazione in età attiva avrebbe perso circa 6 milioni di persone. 3 anni dopo, le previsioni con base 2020, la riduzione della popolazione in età attiva è diventata di 8,2 milioni di persone. Quindi questo vi fa capire che se non diamo delle risposte adeguate, questo peggioramento continuo poi diventa qualcosa che ci travolge verso il basso. Per poi avere un corrispondente di quello che queste trasformazioni demografiche hanno sulle prospettive di sviluppo dei vari paesi, qui abbiamo un esercizio interessante che è uscito su un articolo su Lancet che ha fatto il quadro un po' di tutta la popolazione mondiale, distintamente per paesi, e è andato a misurare l'impatto che le trasformazioni demografiche hanno sulle potenzialità e le prospettive di sviluppo dei vari paesi. E questo è il ranking in termini di prodotto interno lordo. C'è il dato del 2017, del 2030, 2050 e 2100. Vedete che la Germania, grazie appunto a aver un po' riassestato, riequilibrato il percorso e averlo aggiustato, tenderà a mantenere la sua posizione. Non andrà a perdere, perché ha fatto delle politiche che consentivano di resistere.
La Svezia, che addirittura ha migliorato, nel senso che è diventata uno dei paesi più virtuosi in Europa e quindi che vedrà peggiorare di meno gli squilibri demografici e l'indice di dipendenza degli anziani, andrà addirittura a salire rispetto al ranking, rispetto al posizionamento dei paesi più in grado di produrre sviluppo. E invece opposto rischia di essere l'andamento dell'Italia. Quindi questo dovete vederlo sostanzialmente, quello che è, siccome il futuro è ancora tutto da scrivere, però è quello che la demografia mette come scenario davanti per dire, guardate, se le cose, se non si interviene, il futuro a cui ci condanniamo è quello di uno scivolamento progressivamente verso il basso, cioè sul fatto che l'Italia va progressivamente a spostarsi verso un percorso marginale rispetto ai percorsi di sviluppo più promettenti dei prossimi decenni e del resto del secolo. Quindi, come dobbiamo rispondere? Come abbiamo detto, le risposte e le leve su cui agire ci sono varie, sono integrate tra di loro, sono sistemiche e mettono assieme conseguenze e cause. Ed è questo quello che cercherò di trasmettere con i prossimi dati. Allora, una leva senz'altro importante è quella delle fasi della vita, cioè di cogliere l'opportunità di una lunga vita attiva, perché non c'è solo un aumento quantitativo degli anziani, cambia proprio la fase della vita, soprattutto tra i 65 e i 74 anni, le persone non si percepiscono più anziane. Le condizioni di salute, di capacità di essere attivi, di abilità cognitive, quando messe nelle condizioni di essere espresse in maniera adeguata, sono paragonabili a quello che erano i cinquantenni, i 55 anni di 20-30 anni fa. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che c'è una fase della vita che si sta inserendo tra quella tradizionalmente adulta e quella tradizionalmente anziana, che è una fase nuova e che ha potenzialità che si possono in qualche modo valorizzare adeguatamente. Ci si arriva con condizioni di salute migliori che in passato, ci si arriva con titoli di studio, quindi con capitale umano maggiore che in passato, ci si arriva con la possibilità di usare le nuove tecnologie, in senso quindi di poter fare di più rispetto a quello che si poteva fare in passato. Tutto questo va messo nella possibilità di poter diventare valore. Se andiamo a confrontarci quindi sulla valorizzazione di questa fascia d'età, diciamo quella dei senior, anche perché quella che va sono dai 50 ai 64 anni, quello che è interessante vedere è che se noi confrontiamo l'occupazione italiana, e lo vedete sul grafico qui a sinistra in blu, l'occupazione italiana tra i 50 e i 64 anni e quella è la media europea, le due curve sono sostanzialmente sullo stesso livello, che vuol dire che tra i 50 e i 64 anni abbiamo una partecipazione al mercato del lavoro simile alla media europea per i maschi. Se lo guardiamo dal punto di vista femminile, vedete il divario, la curva tratteggiata è la media europea e quella continua è il dato italiano, che vuol dire che c'è margine di miglioramento, di valorizzazione, se vogliamo convergere verso la media europea, che va soprattutto nel migliorare la possibilità di valorizzare il capitale umano e il talento femminile. Poi c'è un altro confronto interessante che ci fa capire i margini di miglioramento che possiamo avere, ed è il confronto con altri paesi, le altre grandi economie, gli altri grandi paesi europei. E vedete, se prendiamo complessivamente il tasso di occupazione tra 50 e 64 anni, l'Italia ha livelli molto più bassi rispetto alla Germania, ma più bassi anche rispetto al Regno Unito, più bassi della Francia, quindi vuol dire che margini lì dentro per poter migliorare e quindi come leva possibile per contribuire un paese che ha questi squilibri demografici di mettere in campo delle risorse per poter continuare a produrre sviluppo e crescita, su questa leva ci sono. Però dobbiamo migliorare tutte le condizioni che consentono di lavorare bene, con soddisfazione e in maniera produttiva in età matura. E non basta spostare in avanti l'età pensionabile, bisogna mettere condizioni perché la situazione diventi di win-win-win, cioè win per il lavoratore che si trova quindi a investire su una propria vita, lunga vita attiva, ma con condizioni che consentono di essere valorizzato, cioè di essere soddisfatto e di trovare valorizzazione. Win per l'azienda, perché le condizioni poi adatte consentono anche di essere produttivi, e win per il paese, perché ovviamente vuol dire spendere di meno dal punto di vista previdenziale ed avere comunque un contributo maggiore anche dal punto di vista della crescita. Quindi vuol dire fare molto di più rispetto
a vari ambiti su cui altri paesi stanno investendo maggiormente. Noi non possiamo su questi ambiti, su questi versanti, essere addirittura sotto la media europea. Per la condizione in cui ci troviamo e per la sfida che abbiamo davanti, dobbiamo proprio spostarci verso la punta più avanzata di sperimentazione delle condizioni che consentono di valorizzare il capitale umano in tutte le fasi della vita e nel modo migliore. Qui avete la partecipazione e formazione continua, su cui abbiamo margini enormi di miglioramento, su cui dovremo puntare, ma poi c'è tutto il tema dell'age management, cioè delle pratiche da realizzare all'interno delle aziende che consentono poi di migliorare la condizione delle persone in tutta la loro vita lavorativa e quindi anche nella vita, nelle fasi più avanzate. Quindi questa è una leva su cui dobbiamo capire in maniera strategica come agire e con quali obiettivi e risultati. L'altra leva su cui abbiamo margini di miglioramento è quella dell'occupazione femminile. Qui di nuovo abbiamo un grafico che confronta l'Italia con gli altri paesi e di nuovo abbiamo una posizione dell'Italia decentrata. Vedete, qui in orizzontale c'è il tasso di occupazione femminile, in verticale è il divario tra uomini e donne, e vedete quindi che è come noi ci caratterizziamo per avere una bassa occupazione femminile e un ampio divario di genere in tutte le fasce d'età, di fatto. Quindi vuol dire che qui, se noi ci spostassimo da quella posizione verso il centro dove c'è la media europea, lì avremo una possibilità di guadagnare in termini di rafforzamento della forza attiva produttiva del paese, che si sta riducendo a fronte di una popolazione anziana che sta aumentando, quindi dobbiamo assolutamente rafforzarla. E qui, se investiamo sugli strumenti adeguati, il miglioramento si può senz'altro ottenere. Su cosa dobbiamo agire? In parte l'ha detto la ministra, c'è tutto il tema del potenziamento della formazione anche femminile dal punto di vista delle competenze più spendibili all'interno del mondo del lavoro, quindi quelle più tecniche, scientifiche, rispetto a cui ci sono una serie di stereotipi che in qualche modo frenano la possibilità che le ragazze e quindi le donne si rafforzano rispetto a quelle competenze. Questi sono i dati del rapporto giovane dell'Istituto Toniolo, che è andato a chiedere sia ai ragazzi che alle ragazze secondo loro chi è più bravo nelle seguenti materie, maschi e femmine, e vedete che c'è insomma una convergenza sul fatto di pensare che le ragazze siano più brave nelle materie umanistiche e i ragazzi siano più bravi in quelle scientifiche, ma non c'è nessuna base né teorica né evidenza scientifica che lo affermi. Ci sono solo stereotipi che vanno a affrontare la possibilità di essere rafforzate nel poter migliorare quel tipo di formazione e poi di poterla spendere adeguatamente nel mondo del lavoro. L'altro punto che frena la valorizzazione del capitale umano femminile all'interno del mercato del lavoro italiano sono le carenze nei servizi di conciliazione. E questo lo vediamo poi quando confrontiamo, e questo lo vedete sul grafico in basso, se noi confrontiamo e andiamo a vedere dov'è che il gap tra occupazione femminile e maschile è più ampio e dov'è che il gap tra donne italiane e donne degli altri paesi è maggiore, e dove quindi la possibilità di valorizzazione del capitale umano femminile è più frenata, lo si trova soprattutto nelle donne con figli piccoli. E infatti vedete che praticamente in tutto il territorio, anche nel nord, la occupazione delle madri con figli piccoli è sensibilmente più bassa rispetto appunto alle donne che non hanno figli. E se voi fate questo grafico qui, questo qui sotto, per la Svezia, non trovate praticamente nessuna differenza. Cioè il gap tra occupazione femminile e maschile praticamente non c'è, è basso, in Italia del 19%, in Svezia è meno del 5%, e il gap fra donne con figli e donne senza figli praticamente è irrilevante. Quindi vuol dire che lì c'è qualcosa che può girare nel verso giusto, ma in Italia non riusciamo a farlo. Terza leva è quella dei giovani, e qui abbiamo quel paradosso che caratterizza il nostro paese, che da un lato abbiamo meno giovani, questo processo di degiovanimento, di riduzione progressiva dei giovani nel nostro paese, conseguenza della denatalità, e quindi è una delle conseguenze degli squilibri, e questo è il ritratto di quanti giovani abbiamo in Italia. Cioè se noi ci confrontiamo con qualsiasi altra realtà, con qualsiasi altro paese, ci vediamo di nuovo in una situazione estrema. La percentuale di under 30 è molto più bassa in Italia rispetto agli altri paesi.
Uno potrebbe pensare, sì, ne abbiamo di meno, ma investiamo di più su di loro, cioè gli investiamo di più sulla loro formazione, sulla possibilità di entrare in maniera adeguata nel mondo del lavoro e sulla possibilità poi di essere valorizzati all'interno delle aziende e delle organizzazioni. È così, cioè ne abbiamo di meno, ma compensiamo di più dal punto di vista quantitativo e di presenza solida nel mondo del lavoro? Risposta, ma neanche per sogno è così, perché infatti abbiamo la più alta percentuale di NEET, i giovani che non studiano e non lavorano. E che è l'indicatore che l'Unione Europea dal 2010 ha adottato come l'indicatore di spreco della risorsa giovani in un territorio, in un paese. E da quando l'Europa ha iniziato a misurarlo, anche in maniera comparativa, dal 2010 in poi, noi continuiamo ad essere tra i paesi con il livello più alto. Qui avete la percentuale di NEET, i primi valori più in alto sono i quota di ragazzi tra i 15 e i 19 anni né occupati né in formazione, appunto in NEET, e vedete il divario di 10 punti percentuali, 23,3% il dato del 2020 in Italia e 13,7% il dato della media europea, cioè 10 punti percentuali sopra. E se andiamo anche a vedere il tasso di occupazione tra i 20 e i 34 anni che hanno ottenuto il titolo terziario, quindi laureati, quanti riescono poi a trovare lavoro entro i 3 anni dalla laurea, e vedete che quindi anche il capitale umano più elevato, cioè noi abbiamo meno giovani, meno laureati rispetto agli altri paesi, ma riusciamo a valorizzarli di meno, perché la percentuale di laureati, cioè di laureati che trovano lavoro entro 3 anni, è 64% in Italia, contro l'83,7% che è la media europea. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che finora siamo rimasti molto indietro rispetto alle opportunità che possiamo dare di valorizzazione alle nuove generazioni, ma vuol dire che abbiamo grandi margini di miglioramento se riusciamo a fare le politiche giuste. Cioè se noi, con la discontinuità prodotta dalla pandemia, con gli investimenti di Next Generation EU, con i progetti del PNRR, in combinazione con quelli del Family Act, in combinazione con tutto un paese che comincia a girare nella direzione giusta, noi avremo capacità di mobilitare una forza lavoro maggiore rispetto a qualsiasi altro paese con cui ci confrontiamo. Perché se mettiamo in gioco le donne che finora abbiamo lasciato in parte in margine, i giovani che finora abbiamo lasciato in parte in margine e la valorizzazione in tutte le fasi della vita, non c'è nessun altro paese che può avere una spinta in avanti come quella che potremo produrre noi se vogliamo rimetterci nella strada giusta. Però bisogna farlo, bisogna avere la determinazione e il coraggio di andare in questa direzione e quindi fare le scelte giuste. Questo vuol dire quindi intervenire su tutta una serie di vincoli che attualmente frenano, in particolare la possibilità che i giovani entrino in maniera solida nel mondo del lavoro. E quello che si riscontra è che è tutta la transizione scuola-lavoro che è più debole in Italia rispetto agli altri paesi, tutta la transizione scuola-lavoro. La scuola, le politiche attive di incontro fra domanda e offerta e la valorizzazione all'interno del sistema produttivo. E questa cosa di essere in un paese, di vivere in un paese che ti offre meno strumenti per poter partecipare ai processi di crescita del tuo paese, questo i giovani l'hanno interiorizzato. E infatti questi dati confermano che quando chiediamo ai giovani, e poi lo facciamo anche agli altri paesi europei, secondo te nel tuo paese quanto incidono i seguenti fattori sulle difficoltà di ingresso nel mondo del lavoro, vedete, c'è il riconoscimento che i giovani stessi dovrebbero metterci più impegno, darsi più da fare, essere più intraprendenti, essere più dinamici. E su questo non c'è differenza fra gli italiani e i coetanei degli altri paesi, è un riconoscimento elevato che i giovani stessi dovrebbero metterci del proprio. Ma poi gli altri punti sono nettamente prevalenti, e nettamente prevalenti in Italia rispetto a quello che i coetanei degli altri paesi vedono invece rispetto alla propria situazione. Carenza di orientamento delle scuole, oltre l'80% in Italia, valori più bassi rispetto agli altri paesi. Carenza di politiche attive del lavoro e servizi per l'impiego, 83,3% in Italia e valori sensibilmente più bassi negli altri paesi. Carenza di politiche di sviluppo che creino opportunità nuove per i giovani, anche su questo livelli più bassi. Questo vuol dire appunto che i giovani stessi hanno una percezione che su tutti questi aspetti il paese debba fare un salto di qualità che finora non ha ancora fatto e che l'auspicio è che questo sia il momento con le risorse adeguate per poterlo realizzare. Ci sono un po' di dati che confermano anche la sfiducia che i giovani hanno rispetto ai centri per l'impiego, la scarsa conoscenza di come funzionano e quindi anche la necessità di migliorarne non solo la presenza sul territorio capillare, ma anche le competenze che all'interno dei centri ci sono per potersi poi avvicinare ai giovani e dare delle risposte che siano in linea anche con le loro aspettative. Ma saltiamo un po' di cose. E per arrivare verso la fine anche a un altro punto importante,
Cioè, quello che serve è anche un nuovo atteggiamento e approccio del paese nei confronti delle nuove generazioni. Cioè, non c'è solo la questione di rimuovere gli ostacoli che finora ci sono stati rispetto al fatto che i giovani possano pienamente essere partecipativi nel mondo del lavoro, che sono appunto quelli che abbiamo visto nella transizione scuola-lavoro. Ma c'è anche qualcosa di più, c'è anche la capacità di riconoscere le specificità delle nuove generazioni, la specificità del loro capitale umano, le loro sensibilità, le loro nuove competenze e che cosa vogliono poter fare attraverso l'impegno che mettono nel lavoro, che cos'è per loro il lavoro, che cosa vogliono fare attraverso il lavoro e come contribuire quindi a far crescere il paese e che cos'è per loro la crescita del paese. E quello che è interessante è che quando quindi chiediamo rispetto al futuro, qui stiamo parlando delle F del futuro, rispetto a quali sono i temi più importanti per migliorare il futuro del tuo paese, cioè favorire lo sviluppo tecnologico inclusivo, ed è più alto in Italia rispetto agli coetanei degli altri paesi, quindi c'è un riconoscimento, una consapevolezza dei giovani italiani che quella transizione digitale, soprattutto se declinata in maniera adeguata, è effettivamente una leva importante su cui il paese deve puntare e su cui sono pronti a scommettere attraverso mettendoci le loro competenze. Ovviamente c'è l'opportunità delle nuove generazioni, c'è tutto il tema dell'ambiente su cui i giovani sono sensibili, ma c'è soprattutto l'attenzione a un nuovo modello sociale di sviluppo rispetto ai quali i giovani vogliono sentirsi partecipi anche rispetto al pensare che cosa vogliamo dal futuro, che cosa vogliamo che il futuro sia e poi come realizzarlo a partire da oggi e dando un ruolo attivo alle nuove generazioni per poterlo realizzare. Questo vuol dire che, e vado a chiudere, questa è l'ultima slide, che dobbiamo intervenire soprattutto sugli ingranaggi di queste tre grandi transizioni del nostro tempo e farle girare nel modo giusto. C'è la transizione ecologica, c'è la transizione digitale, c'è quella di cui stiamo parlando, c'è la transizione demografica, e se vogliamo farle girare nel modo giusto dobbiamo riuscire a riconoscere ciò che è nuovo e dargli valore. Le nuove generazioni, quale ruolo possono avere e come aiutarle a produrre valore attraverso il loro contributo. Il ruolo delle donne all'interno del mondo del lavoro, rispetto al quale sono rimaste largamente fuori, che cosa vuol dire valorizzare il talento femminile, il capitale umano femminile specifico all'interno dei processi produttivi del paese, combinando formazione di alta qualità anche dal punto di vista tecnologico, scientifico, eccetera, ma anche con le competenze specifiche che possono portare all'interno della produzione di ricchezza e benessere nel paese. I nuovi arrivati, l'immigrazione, i nuovi arrivati non possiamo continuare a pensare all'immigrazione come emergenza continua, dobbiamo poter inserire i nuovi arrivati all'interno di un modello sociale di sviluppo, di crescita del paese che li veda come parte integrante di un paese che cresce valorizzando anche questa componente. E poi le nuove fasi della vita, c'è una rivoluzione in corso nelle fasi della vita più mature che dobbiamo riconoscere anche rispetto alla novità che porta e a come poi aiutarla a valorizzarla. Solo se saremo in grado quindi di intervenire facendo in modo che ciò che è di nuovo sia in grado di produrre valore con le proprie specificità, allora questi ingranaggi inizieranno a girare nel modo giusto e quindi anche il futuro del paese comincerà a poter essere migliore del presente. Chiudo con un passaggio del libro, tanto per chiudere il cerchio, che va un po' a sintetizzare questo messaggio. La spinta alla crescita economica di una popolazione in cui si vive sempre più a lungo, in cui migliorano le condizioni di salute, in cui cresce la quota di chi ha elevata formazione all'interno della forza lavoro, corrisponde a quello che viene indicato come secondo dividendo demografico. In Italia tale dividendo risulta più alto rispetto agli altri paesi con analoga evoluzione demografica, perché maggiori sono i margini di potenziale aumento della quota di giovani con elevata istruzione, i nuovi entranti nel mondo del lavoro con solida formazione, anche femminile, negli indirizzi tecnico-scientifici, di lavoratori maturi con competenze avanzate e digitali aggiornate. Ma tutto questo non è scontato e ha bisogno di politiche adeguate, in grado di agire in modo concomitante soprattutto su tre leve: lunga vita attiva, occupazione giovanile, partecipazione femminile al mercato del lavoro. Grazie. Presidente, la prossima volta un concorrente editoriale meno preparato, perché sennò non lo scampo. Allora, è molto bello questo concetto di dividendo demografico che il professor Rosina ha lanciato. Io penso che su questo tema
nel mio piccolo, noi come società italiana dovremmo porci anche degli obiettivi che aiutino a capire la portata della sfida, un po' come è stato, non so, lo spread per una certa fase, oppure ricorderete il 3%, no, del rapporto debito deficit PIL. Noi, come il professor Rosina ci ha detto da tutti i punti di vista possibili e immaginabili, con 400.000 nascite l'anno e con una politica, diciamo, non sistematica, non riusciamo a uscire dalla trappola nella quale, dal vicolo cieco nel quale siamo finiti, ed è un vicolo cieco che ha, ripetiamolo, delle conseguenze economiche, delle conseguenze sulla sicurezza e così via. Affrontiamo adesso il tema con una tavola rotonda, dovrebbe essere collegato il professor Magatti, credo, no? Sì, salve. Intanto io comincio a chiamare l'ingegner Sonia Bonfiglioli, comincio a chiamarla sul palco, che è presidente della Bonfiglioli Group, se conviene si mette qua, Riccardo Stefanelli della Brunello Cucinelli Spa e la dottoressa Anna Maria Trovò, vicepresidente di Fondimpresa. A questo punto nel nostro programma è previsto appunto questo approfondimento dedicato appunto alla demografia, allo sviluppo economico, alla formazione continua con il racconto di esperienze concrete. A introdurlo dovrebbe essere il professor Magatti, ma credo che non sia collegato, non so perché mi aveva detto che avevano... Sì, sono collegato. Sono collegato. Salve. Allora, no, salve, buonasera. Noi abbiamo visto anche il professor Rosina ci ha accennato al tema soprattutto dei NEET, no? Io, invitandola a rispettare i tempi che erano stati già concordati, diciamo, inizierei da questo spreco di risorse che l'Italia, ahimè, mette in evidenza. Che cosa possiamo fare per affrontare questo tema, professore? Intanto grazie, salve, scusate se non riesco a essere presente, ma ho avuto un problema familiare. No, io mi permetto, ho sentito sia la ministra sia Alessandro Rosina, sono due persone con cui lavoro e collaboro e hanno già detto tantissimo, e noi abbiamo sempre la cattiva abitudine di aumentare sempre il numero di parole, alla fine rischiamo di non capire più nulla. Quindi io faccio due chiose alle cose importanti che abbiamo sentito, molto puntuali, rispetto a cui la prima cosa da fare è riflettere, piuttosto che aggiungere altre parole. E quindi faccio due chiose che mi sembrano importanti, appunto, avendoli ascoltate. La prima è questa, che è stato molto chiaro nei due interventi che... qui stiamo parlando di demografia e di formazione, ma potremmo parlare di ambiente, potremmo parlare di altre tematiche, che questo tempo che stiamo attraversando, per l'Italia in modo particolare, ci sta dicendo una cosa, cioè che la crescita, che è un aspetto fondamentale della nostra vita insieme, si associa a un aumento della complessità e nel lato positivo, e nel lato negativo tende a produrre tutta una serie di effetti entropici, antropici, di disordine, di confusione. Allora, che rischiano poi di minare le stesse condizioni di quella crescita che consideriamo un punto fondamentale anche per la stabilità delle nostre democrazie, per la felicità delle persone, per il buon andamento dell'economia e così via. Allora, questo vuol dire che dobbiamo fare un passaggio culturale importante, cioè che non è sufficiente dire crescita, 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 perché noi lo continuiamo a ripetere, ma rischiamo di sbattere la testa contro il muro. E per contrastare gli effetti distorsivi, gli effetti entropici, antropici, di disordine, abbiamo bisogno di associare la crescita all'idea di metterci d'accordo su alcuni obiettivi comuni, che sono obiettivi prima di tutto di senso, che riconosciamo come diciamo, obiettivi senza i quali non riusciamo ad andare da nessuna parte. Qui stiamo parlando di demografia, stiamo parlando di giovani, stiamo parlando di formazione, e attivando quelle alleanze
quelle riforme istituzionali, quelle leggi, quelle nuove strutture istituzionali che insieme ci possono permettere di raggiungere quegli obiettivi. Questo io lo sottolineo con forza, perché se noi non riusciamo a capire che ci vuole un'altra logica, rischiamo continuamente di ripeterci tante cose, ma di non andare da nessuna parte. L'unica pratica, la richiamo perché è l'unica pratica da guardare e da cui forse possiamo imparare qualche cosa, che va un po' in questa direzione, è il patto per il lavoro che l'Emilia Romagna ha realizzato alcuni anni fa, che adesso ha trasformato, e che è un esempio interessante perché usa esattamente questa logica dell'alleanza, non dei tavoli, che fissa alcuni obiettivi e costruisce intorno a quegli obiettivi appunto quell'azione sistemica che è l'unica che ci consente di gestire la complessità associata a una crescita avanzata. Questa è la prima riflessione. Se non cambiamo il nostro modo di affrontare i temi e continuiamo ad andare avanti con l'emergenza, la settorialità, la frammentarietà degli interventi, i problemi si aggraveranno, non si risolveranno. E la seconda considerazione che faccio, che è più centrata rispetto anche proprio al titolo di questo incontro, è, diciamo, che anche qui noi il tema della formazione non è, diciamo, formazione che, diciamo, ha a che fare con la scuola, ha a che fare con il rapporto tra scuola e mondo del lavoro, ha a che fare con la formazione continua e così via. In una situazione di forte transizione tecnologica, la digitalizzazione, e di nuove questioni di complessità, abbiamo parlato di demografia, abbiamo la questione della sostenibilità, il tema della formazione, diciamo, abbiamo l'hardware della tecnologia, il software dell'organizzazione sociale, e poi abbiamo, diciamo, chi sta tra il software e l'hardware. Ecco, questo elemento della formazione, che va concepito propriamente come un investimento, quindi non come una spesa, non come un costo, ma come un investimento, è la condizione senza la quale un paese non può pensare di partecipare allo sviluppo dei prossimi decenni. Noi sappiamo, è inutile che dica i dati, Rosina ha accennato alcuni dati, poi ci sono anche i dati che conoscete voi lì in tema di formazione continua. L'Italia, anche da questo punto di vista, ha un ritardo clamoroso. Allora, il tema della formazione è uno dei capitoli centrali che dobbiamo mettere dentro questa capacità che ho nominato prima di individuare obiettivi che sono di senso, che sono anche misurabili e che agiscono contemporaneamente su diversi piani, perché senza questo investimento il paese non ha nessuna possibilità. Aggiungendo, e chiudo una chiosa, quando parlo di formazione intendo sì le competenze, che sono fondamentali, ma intendo anche il fatto che in una società avanzata, evoluta, complessa, entropica, che c'è il problema della sostenibilità, dei rapporti tra le generazioni, il tema della formazione va pensato un po' nella sua integralità, cioè se una quota troppo ampia degli italiani non ha la minima capacità di leggere il tempo che sta vivendo, se non ha la minima capacità di mettere in relazione il proprio contributo alla risoluzione dei problemi, noi non ce la faremo, la crescita economica non sarà possibile. Allora, il capitolo formazione, non retoricamente, è un capitolo assolutamente centrale, prioritario, che va messo in cima, diciamo, all'agenda del futuro. Insomma, Gatti, io do per scontato, è sociologo, insegna alla Università Cattolica di Milano, diceva appunto di questo approccio sistemico. E vorrei che ce ne parlasse anche un pochino l'ingegner Bonfiglioli, che è a capo di una industria metalmeccanica, un'industria che produce, diciamo, cose che si toccano come i vecchi tempi e che però, diciamo, continua a mantenere un certo interesse, una certa attrattiva per i giovani, no? Ecco, quindi se ha un segreto su questo fronte? Allora, segreti non esistono, però mi piace partire da queste F che avete messo dietro,
per arrivare se a raccontare forse, non dico tanto la nostra esperienza, ma il nostro modo di pensare, perché credo che alla fine il punto di partenza, ma anche di arrivo, è che non esistono delle formule magiche, ma esiste un po' una forma di pensare. E prima di tutto, credo, mi piace partire dal concetto del futuro. Il futuro è, da un punto di vista anagrafico, demografico, il futuro dei giovani. È normale pensare che il futuro è dei giovani, e purtroppo noi, e in questo voglio parlare noi, anche noi imprenditori, forse anche legata al fatto che la tipologia delle aziende italiane è tendenzialmente medio piccola, a volte poco managerializzata, e tendiamo a difendere lo status quo. Noi siamo il paese dello status quo, delle categorie che fermano il paese, e noi in questo, come imprenditori, secondo me abbiamo una grande responsabilità, nel senso che facciamo fatica ad accettare che anche quello che è stato un modello di successo è figlio di un tempo. Io ho due figli, e sono figlia di imprenditore. Mio padre ha fondato l'azienda, è stato un uomo di successo, ha fatto brevetti, un certo tipo di prodotto è ancora legato a lui, e la mia forza forse è stata quella che, quando mio padre non c'è stato più, io non mi sono mai confrontata con lui. E quello che io dico con i miei figli che stanno studiando ingegneria, dico, quando che dicono che vogliono entrare in azienda, dico, non misuratevi con me, perché io sono figlia del mio tempo, come mio padre è stato figlio del suo tempo. Gli imprenditori oggi invece rimangono tante volte legati a degli schemi di successo e si ostinano a cercare di difendere questi schemi di successo. Questo è sbagliato, perché quando tu dici futuro e dici giovani, noi siamo un paese che, quando pensiamo al futuro, pensiamo ancora a noi nel futuro. Invece noi dobbiamo pensare che le regole di oggi e di domani non le possiamo dettare più noi. Io, per esempio, adesso ho fatto la scelta un po' naif, ho fatto ingegneria, ho fatto praticamente 3 master, mi sono iscritta di nuovo all'università a scienze politiche, indirizzo internazionale. E probabilmente mi laureerò, penso, a 70 anni, ne ho 58, non mi pongo di dire quando mi laureerò. Però la roba che mi ha colpito è che io sono uscita nei primi 10 del ranking del talk, e con un fetecchioso 27 nei primi 10. Un ragazzo che il talkè è lo stesso che fa economia, e noi come imprese cerchiamo ingegneri, cerchiamo ragazzi e ragazze con lauree STEM, laurea in economia, con un 27 fetecchioso e mezzo, come io lo dico, ero nei primi 10 di praticamente 125, gli altri di quelli che sono entrati avevano un 9 e mezzo, un 10. Tu economia non entri. Per entrare a automazione, che io rimango una delle lauree oggi più stimolanti per ingegneria, se tu non hai almeno un 25 o un 26, tu non entri. E ti chiedi, e io sono molto legata all'università, ti chiedo, perché non ci sono aule? Perché non ci sono professori? Perché le regole per entrare nelle lauree STEM le facciamo noi, con un limitato numero di lauree, un limitato numero di professori. Allora, non è che questi giovani sono tonti. Sti giovani ci provano a entrare in ingegneria, ci provano a entrare in economia, poi però non gli diamo le aule per fare ingegneria, non gli diamo le aule per fare economia, poi noi come imprenditori ci lagniamo dicendo non troviamo laureati STEM, non troviamo laureati, e diamogli, cioè, poi abbiamo magari decine di lauree con ragazzi che saranno green, io sono un diversamente green, che con un 9 e mezzo, 10 alla fine andranno a scienze politiche perché non sono riuscita a entrare in economia. Poi noi come imprenditori diremo, ma ragazzi della scienze politiche non gli riusciamo a trovare un lavoro, ma io a 58 anni mi posso permettere il lusso di dire, mi piace capire sociologia, geopolitica, ma un ragazzo o una ragazza che entra nel mondo oggi, diciamo, le vogliamo le lauree STEM, gliele dobbiamo dare le aule, gliele dobbiamo dare i professori, e dobbiamo dargli magari anche dei professori che non hanno 65 anni e 70. E qui vengo all'altra F, cosa stiamo facendo se è vero che siamo attrattivi per i giovani. Secondo me è sbagliato di nuovo ragionare di formazione come che noi nasciamo in un mondo in cui c'è la fase in cui studi, c'è la fase in cui metti a frutto. No, il mondo va troppo in fretta. Quando mi sono laureata, sono laureata in ingegneria nel 90, meccanica, vecchio ordinamento, e qui si vede che l'età.
il mondo è cambiato, sono cambiate le logiche di produzione, sono cambiate le tecnologie, il digitale non esisteva, quindi noi non possiamo pensare che la formazione è relegata a una fase della vita e poi dopo no. Non possiamo pensare di diventare la Villa Arzilla economica, dove tu studi nel Giurassico e poi quando ti trovi dopo continui a applicare quello, anzi ti ostini a pensare che quello che hai studiato funzioni ancora, non funziona più. Quindi, per esempio, una delle regole che secondo me sarebbe giusto, tante volte si parla anche del livello di accesso alle pensioni. Secondo me ci potrebbe anche stare che se tu decidi di studiare di nuovo, di rilaurearti, magari hai un diverso contributo della pensione. Cosa abbiamo fatto noi come azienda? E qui finisco. Forse ci dicono che siamo attrattivi per i giovani, non lo so. Allora, noi siamo partiti col tema del digitale presto, non c'era il Covid, abbiamo fatto questo diciamo progetto col sindacato e abbiamo creato allora quello che era il Bonfiglioli Digital Retraining, perché l'idea che avevamo nel momento in cui facevamo un ampliamento molto importante, con investimenti importanti, io quello che mi ero un po' immaginata era che nella vecchia azienda ci avevamo il carrellista che veniva sostituito dalla GV e questo carrellista diceva no, io il mio carrello non me lo togliere, in quel momento c'era scritto i robot e vi ruberanno il lavoro, quindi io mi sono immaginata sto carrellista che invece ha faticato, sudato, però timoroso della nuova tecnologia, diceva no guarda io preferisco sudare ma mi incatena il mio carrello. Quindi noi siamo partiti col sindacato allora FIOM, abbiamo fatto il Bonfiglioli Digital Retraining a tutte le età, giovani, vecchi, diversamente giovani, mi ricordo c'era uno di quelli che aveva più o meno la mia età allora, quindi 52-53 anni, che anche lui faceva sto corso, con l'idea proprio di fargli mediamente 200 ore di formazione ognuno, ma non solamente tecnica, in termini di cos'è il cambiamento, che cosa mi aspetta, perché non devo aver paura del cambiamento. Quello è diventato un po' oggi il nostro elemento che ci contraddistingue, purtroppo poco copiato. È uno dei punti secondo me belli che anche diciamo a luglio che abbiamo fatto l'ennesima avvertenza aziendale, oggi è tutto digitale perché c'è stato in mezzo il Covid, quindi abbiamo dovuto digitalizzare, abbiamo fatto l'Academy, col sindacato abbiamo firmato che il premio del risultato individuale è legato ad aver fatto un certo numero, quindi parliamo anche di operai impiegati e vale per tutto il mondo, noi abbiamo circa 4.100 persone di cui 1.500 in Italia. Quindi la maggior parte delle persone sono fuori alla fine nel nostro gruppo, i corsi sono un po' in tutte le lingue, vietnamita, cinese, cioè per l'Italia l'accordo aziendale prevede che per avere il premio deve aver fatto almeno un certo numero di corsi. Abbiamo fatto un accordo con i nostri dipendenti, per esempio che c'è spazio per incentivare i figli dei nostri dipendenti lauree STEM, perché di nuovo una delle robe che dico caviamo sto fetecchioso nome istituto tecnico, io mi ricordo istituto, sembra istituto dei matti, chiamiamolo liceo digitale, dammi un nome un po' più figo, perché alla fine le famiglie, io ho due figli, non mi piace, mio figlio è all'istituto tecnico e dici ma che è un po' somaro, non riesce a studiare, no, e questa è la forma mentis, chiamiamolo liceo digitale, caviamo sto nome. E quindi questo diciamo come elementi. Poi che dire, non ci piace pensare che abbiamo la soluzione in tasca, le soluzioni sono del futuro e l'idea di mettere insieme diversamente giovani con veramente giovani secondo me è il vero segreto. Il dottor Stefanelli rappresenta, guida una delle imprese, diciamo dei gioiellini della imprenditoria italiana, la Brunello Cucinelli Spa, e è nota questa azienda per una particolare attenzione agli skill del personale, per la cura del talento del personale, no? Ecco, volevamo capire un pochino meglio se come seguite, se avete il vostro metodo per capire un pochino se può essere diffuso, diciamo, renderlo diciamo un bene collettivo. Sì, grazie. Allora, io partirei dalla considerazione fondamentale, cardine dell'ingegner Bonfiglioli sulla responsabilità dell'impresa, perché di fatto abbiamo ascoltato con attenzione l'analisi del ministro, l'analisi del dottor Rosina, il professor Rosina, ma le azioni e le leve che noi a livello di impresa, imprenditori e manager possiamo azionare non sono le stesse naturalmente che a livello politico
il decisore politico, il legislatore può attuare. È ovvio che il senso di responsabilità dei singoli imprenditori, dei singoli dirigenti, manager che conducono ognuno per sé nel proprio singolo, nel proprio quotidiano decidere le proprie aziende è fondamentale e è probabilmente rappresenta la spina dorsale di quello che noi possiamo fare a livello demografico, messe ogni azienda insieme l'una con l'altra. E nel senso di responsabilità degli imprenditori, dei manager, c'è ovviamente, escludo totalmente che si possa dar la colpa se piove a qualcuno, ma noi stessi dobbiamo renderci prima di tutto conto di quali sono le leve che possiamo azionare nel corso della nostra attività per evitare o promuovere il talento, perché oggi di fatto di questo si parla. E sposo un'altra considerazione dell'ingegner Bonfiglioli sul fatto che se spesso, sempre, giustamente il focus è sui giovani, il valore, almeno per quanto riguarda la nostra esperienza aziendale, sta nell'affiancare i giovani con le persone che poi di esperienza ne hanno, di tradizione ne hanno e che sanno trasmettere quella stessa esperienza e tradizione a quei giovani che naturalmente avranno la voglia, l'intenzione e il desiderio di apprendere. Quindi di fatto ci sono alcune condizioni, tornando a quel senso di responsabilità, che ognuno di noi può mettere in campo. Nella nostra esperienza personale ce ne sono due di leve che ci hanno dato la possibilità di attrarre e mantenere talenti. Talenti spesso, troppo spesso nel mondo della moda si pensa solo al negozio di Via Condotti o alle sfilate della settimana di moda milanese. In realtà il mondo della moda è un mondo di industria, un mondo fatto che abbraccia spesso l'industria, ma ovviamente abbraccia tantissimi tipi, per un'azienda ad esempio come la nostra che fa vari tipi di prodotto, abbraccia delle lavorazioni artigianali fino alla loro scalabilità della produzione industriale. Quindi di fatto parliamo non del mondo patinato della Fashion Week milanese o del negozio di via Monte Napoleone o via Condotti, ma parliamo di industria, parliamo di una formazione molto tecnica che spesso richiede anni. E dicevo, le due condizioni che hanno permesso storicamente a noi e che crediamo possano essere la leva vincente del futuro per tante imprese, non solo nel mondo della moda, nel nostro patinato mondo della moda, sono creare delle condizioni sociali nel senso di comunità di impresa all'interno dell'azienda ed economiche affinché le persone, i giovani, siano attratte, desiderose di venire, di entrare in azienda e di rimanerci. Le condizioni sociali, vengo alla prima, sono una serie di azioni che spesso sono confuse solamente con il welfare sociale, ma che partendo dalla formazione delle singole persone, dei singoli dipendenti, arriva al giusto bilanciamento tra lavoro e vita privata. Spesso si parla di flessibilità. La flessibilità è un aspetto, spesso in molte industrie, in molti settori, la flessibilità non può essere applicata perché materialmente i cicli produttivi coinvolgono persone che devono stare in catena, devono cucire, per quanto ci riguarda. Quella flessibilità per noi è bilanciamento, il giusto bilanciamento tra quanto ciascuno di giovani o meno giovani all'interno delle aziende debba o non debba lavorare, quale sia il tempo giusto, ad esempio, non solo del lavoro fisico, ma anche della connessione a cui chi non sta in catena è sottoposto. Quindi un giusto bilanciamento tra quello che è il lavoro e quello che è la vita privata. Creare delle condizioni, dei luoghi di lavoro attraenti, spesso nel nostro mondo è dato per scontato, ma non è così diffuso. La seconda grande leva è l'aspetto economico. Aspetto economico, e qui sta spesso il senso di responsabilità che lega i risultati e gli obiettivi dell'impresa, e quindi per risultati ed obiettivi intendo non solo il fatturato ma anche i propri margini, rispetto poi alla giusta retribuzione di tutta la filiera economica, che non riguarda solo i dipendenti delle aziende, ma anche tutti quelli che indirettamente spesso si moltiplicano per 2,5, cioè fatto 100 le persone che lavorano in un'azienda della moda, il coinvolgimento è per 2,5 nella catena di fornitura. Ecco, se non riusciamo a garantire ai 100 e ai 250 delle dignitose condizioni economiche retributive,
non solo perderemo i nostri 100, ma non convinceremo gli altri 250 a continuare le attività che spesso sono dei propri genitori. E in questo si inserisce il grandissimo tema della formazione, terzo punto parallelo su cui sono d'accordissimo con l'ingegnere, non può essere sporadica o collocata in un arco temporale del tempo. Formazione deve essere continua. La formazione permette non solo alle persone di crescere, di migliorarsi, permette all'azienda di migliorarsi. Spessissimo noi condividiamo un detto poco applicato, che rimane più in teoria che sulla carta, ma i successi economici di un'azienda vengono dalla capacità dei nostri dipendenti, sia dei 100 che 250, quindi sia interni che della filiera, di portare a casa i risultati. Noi siamo spesso, da imprenditori, da manager, ci troviamo nella fortunata condizione di raccogliere il giusto lavoro delle persone, di raccogliere i risultati e benefici del giusto lavoro delle persone, che se non continuiamo a far crescere tramite una formazione continua, non arriveremo mai al punto dove vogliamo arrivare. Finisco dicendo che ci piace considerare le persone all'interno, le persone della catena produttiva, come fine e non come mezzo per arrivare da dove partiamo a dove vogliamo arrivare. Ci piace pensare che sia giusto retribuirle e porsi dei sani obiettivi economici per fare sì che questo sia, che questo approccio sia bilanciato, e soprattutto non dobbiamo rinunciare ad investire sulle capacità tipicamente italiane, che almeno nella nostra esperienza ci contraddistinguono e che, al di là delle analisi demografiche su cui io sono d'accordo, rischiamo di perdere. Grazie. Allora, noi abbiamo sentito due esempi di imprese che puntano sullo sviluppo delle persone. E vorrei chiedere alla dottoressa Trovò, che è vicepresidente di Fondo Impresa, come appunto queste esperienze, come riusciamo a trasformarle in sistema, come riusciamo a fare di casi singoli, non isolati, nonostante quello che si dice sui giornali. Ma diciamo, non sempre questa attenzione verso il welfare, verso lo sviluppo professionale e personale appunto dei lavoratori è condiviso, no? Non è ancora un sistema profondamente diffuso in Italia. Sì, grazie della domanda. Devo dire che tutti gli interventi, a partire dal primo, sono stati interessantissimi, ricchi di spunti, perché ci hanno consentito di aumentare la nostra consapevolezza di fenomeni sociali, economici noti, ma che di fronte ad analisi approfondite, dati, ci fanno ragionare e aumentano la nostra consapevolezza. A me tocca provare a raccontare cosa Fondo Impresa fa per cercare di trovare delle soluzioni, adottare alcuni interventi che non mi permetto di chiamare risolutivi, ma almeno che possono contribuire a risolvere alcuni di questi problemi. Fondo Impresa si pone l'obiettivo di non lasciare nessuno indietro, neanche quei punti più critici degli schemi che il professor Rosina ci ha presentato. Proprio per questo motivo noi ci proponiamo come un modello di riferimento, un modello moderno, un modello digitale, un modello inclusivo per l'intero sistema della formazione continua. Ma poiché non è solo uno slogan volerci rappresentare così, dietro a questo claim stanno delle attività che noi realizziamo, io tenterò di spiegarne solo alcune. In realtà sono molte di più quelle che facciamo, mi concentrerò su alcune delle attività che stiamo realizzando. La prima è questa: la formazione è in costante evoluzione, si arricchisce di nuove modalità, le tecnologie permeano il mondo della formazione oltre che quello dell'impresa, si modernizza la formazione nelle metodologie. Noi siamo nel pieno di una pluralità di transizioni, anche la formazione ne viene investita. Ci troviamo sempre più a utilizzare un modello fluido e flessibile che rende la formazione classica
una possibilità, ma non una assoluta, ineluttabile modalità. Spesso viene affiancata e superata dalla formazione a distanza, la formazione sincrona, asincrona, digitale, la formazione online. Questo ha avuto sicuramente una forte spinta nel periodo del distanziamento obbligatorio al quale ci ha obbligati l'epidemia del Covid, ma ha avuto un inizio anche prima, cioè la formazione a distanza è nata prima del Covid, per fortuna. Il Covid ce l'ha fatta rafforzare e potenziare. Sicuramente nel periodo della pandemia sono stati indispensabili supporti informatici, le piattaforme e-learning e tutti gli strumenti che hanno permesso di realizzare sia corsi di formazione in ambienti virtuali, così come di utilizzare strumenti analoghi nelle modalità operative di tante attività lavorative che sono andate avanti nonostante il distanziamento sociale, il distanziamento nelle imprese. Allora, Fondimpresa, in corrispondenza con le migliori pratiche in essere, anche potenziate e sperimentate durante il Covid, si è fatta convinta che sia importante introdurre un'innovazione e lo sta facendo col conto formazione digitale, che prevede l'utilizzo di tecnologie e soluzioni digitali per erogare e rendicontare e certificare la formazione finanziata. È una cosa nuova, non lo facevamo prima, lo faremo di qui a breve, non prendo un impegno temporale che rischia di non essere poi rispettato, ma i lavori sono in corso attivamente e siamo prossimi a rendere disponibile la formazione, il conto formazione digitale. Questo nuovo processo permetterà di rendicontare e verificare tutto ciò che avviene nell'ambiente virtuale, assicurerà l'affidabilità informatica e tecnologica, il riconoscimento dei partecipanti, il tracciamento della formazione, cioè darà la certezza che la formazione è stata effettivamente svolta in un'aula ancorché virtuale. Cito poi un secondo aspetto delle nostre scelte più recenti, molto stimolata in questo anche dagli interventi che ho sentito, perché noi vogliamo concretamente includere tutti nelle esperienze formative ed essere attori principali ed efficaci tanto nelle politiche attive del lavoro quanto nelle politiche di dematerializzazione di cui ho parlato poco fa. In tal senso, io credo non si possa ignorare un dato che oggi non è stato citato, e allora mi permetto di farlo io l'unico dato che cito, quello dei 13 milioni di adulti nella fascia d'età tra i 25 e i 64 anni con un livello di istruzione bassa, la terza media. Sono un'enormità, 13 milioni di persone, un adulto su due è potenzialmente bisognoso di riqualificazione perché ha competenze scarse o obsolete. Sono persone che sia per la situazione demografica sia per le prospettive pensionistiche con le quali facciamo i conti, una lunga permanenza nel mercato del lavoro è quella che aspetta tutti noi, avranno bisogno di competenze di base aggiornate. Quando diciamo che siamo un fondo inclusivo, pensiamo anche a questo. La formazione, per essere efficace, non può lasciare esclusioni, proprio perché la grande sfida del futuro la giochiamo sui lavoratori e sulle loro competenze, oltre che sugli investimenti nelle tecnologie e nella ricerca. Allora, Fondimpresa ha pensato di fornire una soluzione a questo problema con l'avviso 2, che ha finanziato con 40 milioni di euro, tutto dedicato alle competenze di base, suddivise in 8 aree declinate in ulteriori codici di competenza. Sono le competenze di cui parlava Magatti, le competenze alfabetico-funzionali, quelle matematiche, linguistiche, relazionali, quelle necessarie non solo per saper fare, perché quando noi pensiamo alle competenze pensiamo al saper fare, ma anche per saper imparare, per saper essere, e questa per noi è anche la formazione per ripartire. Ancora,
Ne parleranno altri, non c'è tempo che lo faccia io, ma voglio ricordare l'iniziativa del fondo volta a finanziare la formazione specifica per i disoccupati e gli inoccupati, quei NEET di cui parlava il professor Rosina. Come ha giustamente sottolineato il ministro Bonetti, che coraggiosamente si è mosso con il Family Act, ognuno deve fare la sua parte. E quando si tratta di interventi a favore del lavoro e delle politiche attive, c'è posto per tutti perché si persegua l'obiettivo. E noi di Fondi Impresa speriamo di fare la nostra. Il professor Rosina ha proposto concrete politiche sistemiche dei servizi. Scusate, il ministro Bonetti ha proposto concrete politiche sistemiche, servizi per l'infanzia, l'assegno unico universale, si è parlato di incisive riforme del mercato del lavoro. Tutte cose che sarebbero necessarie per consentire alle nuove generazioni di sentirsi davvero protagoniste in un paese che cresce insieme a loro. C'è una cosa che sia Magatti che Rosina hanno detto, sulla quale ho trovato grande sintonia. Magatti ha parlato di necessità di fissare obiettivi comuni, ha usato questo aggettivo, per pensare allo sviluppo. Rosina ha parlato di un futuro del paese che migliora solo se si realizzano un insieme di condizioni. Cioè ricorre quest'idea per cui bisogna muoversi in sintonia, muoversi insieme su un obiettivo. Io sono convinta che per rafforzare l'infrastruttura sociale del paese serva la formazione, come ci hanno ricordato i nostri interlocutori sul palco. Noi non possiamo obbligare le persone a far rinunce, dobbiamo permettere di fare le scelte, permettere di conciliare lavoro e famiglia, dobbiamo supportare anche con la formazione i percorsi di rientro al lavoro dopo i congedi, non dico di maternità, dico di genitorialità, perché l'auspicio è che siano sempre più congedi di genitorialità e non solo di maternità. Questo provocherà un risultato complessivo utile: più occupazione, meno disoccupazione, più natalità, meno denatalità. E questo metterebbe l'Italia in un percorso diverso da quello di rassegnazione al basso sviluppo. Noi con Fondi Impresa, che ha le radici nel mondo del lavoro, ha le radici nel sociale, nasce dall'iniziativa del sindacato e di Confindustria, e quindi attraverso questa nostra rappresentanza del mondo del lavoro vogliamo contribuire con la nostra azione a invertire questa pericolosa tendenza di rassegnazione alla mancata crescita. Bene. Moltissime canne al fuoco. Intanto congedo appunto i nostri tre ospiti e chiamo il professor il dottor Raffaele Tangorra, che è commissario ANPAL. Ah, eccolo, prego. Prego. Allora, vabbè, noi abbiamo un pubblico, diciamo, abbastanza, prego, un pubblico abbastanza specialistico, ma diciamo non tutti sanno che in Italia esistono molti strumenti per il rilancio dell'occupazione. La missione del dottor Tangorra è quella di spiegarci meglio, di farci capire pregi, difetti, difficoltà, il futuro, diciamo, su cose particolari come il fondo delle nuove competenze, i fondi interprofessionali, il programma GOL. È un intervento un po' specialistico, ma insomma dovremmo, rispettando i diritti umani, penso che... Prego. Sì, grazie. grazie all'invito e grazie soprattutto per l'organizzazione di un dibattito così qualificato, insomma, anche dei diversi punti di vista che si è potuto ascoltare. Insomma, qui c'è questa F che incombe, in realtà, insomma, una F protagonista di questi vari interventi che mi hanno preceduto. Mi è piaciuto molto, come dire, ascoltarlo dalla viva voce di imprenditori e manager, no? L'importanza della formazione, no?
apprezzato molto anche l'intervento introduttivo di Magatti e del professor Magatti, quindi dell'importanza della formazione in un senso non retorico, no, come investimento. Poi diciamo, abbiamo avuto l'introduzione molto dotta, insomma, e articolata del professor Rosina. Ecco, io partirei da un dato, abbiamo visti tanti di dati, partiamo da uno. Io novembre scorso ho fatto un'audizione sulle politiche attive del lavoro in Parlamento, pochi mesi dopo la mia audizione. Ho fatto tirar fuori dai miei ricercatori alcuni dati sulla formazione, in realtà più in generale sulle politiche attive per le persone prese in carico dai centri per l'impiego, quindi quante iniziative di formazione, lasciamo perdere per quante ore, ma quante iniziative di formazione erano state attivate nei confronti di chi fa la DID, quindi di chi fa la dichiarazione di immediata disponibilità dei disoccupati e poi nello specifico dei beneficiari del reddito di cittadinanza. Bene, allora, nei confronti di chi fa la DID noi abbiamo iniziative di formazione per lo 0,1%, un po' di più per i beneficiari del reddito di cittadinanza, 0,2%, però diciamo i beneficiari del reddito di cittadinanza che hanno firmato un patto per il lavoro poi sono la metà del totale indirizzati ai centri per l'impiego, quindi quello 0,2 diventa subito 0,1 anch'esso. Ora è evidente che insomma se il tema è quello che abbiamo affrontato e sentito in tutte le relazioni precedenti c'è un problema. C'è un problema, quindi allora è un problema che prima ancora di vedere direttamente questi numeri avevo cercato di affrontare da segretario generale del Ministero del Lavoro, le mie precedenti vesti insomma prima di essere destinato al ruolo attuale di commissario di ANPAL. Nel discutere con la commissione, ma prima ancora che con la commissione, con i colleghi di governo del PNRR, delle misure del mercato del lavoro legate al PNRR, avevamo posto da subito il tema di questa F declinata in questo doppio senso di formazione e futuro. Diciamo il PNRR è chiaramente votato al futuro e per quanto ci riguardava questa dimensione di futuro non poteva che essere legata a una dimensione di formazione. Ecco, non tutto è andato come avevamo richiesto e previsto diciamo nell'ambito del PNRR, però alla fine siamo riusciti in un obiettivo molto importante, credo davvero di svolta per il sistema delle politiche attive del lavoro in Italia. Il programma GOL, il programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori, che è il programma principale nella missione 5 componente 1, che è quella specificamente dedicata alle politiche del lavoro, un programma finanziato con 4,4 miliardi di euro. Ecco, questo programma è un programma che fa diverse cose abbastanza innovative. Poi non sta a me giudicarlo, essendone l'autore, però comunque ritengo che faccia diverse cose innovative. Una di queste in particolare è proprio quella di mettere insieme, di integrare le politiche attive in senso stretto, le politiche attive, quelle di orientamento, quelle di assistenza nella ricerca del posto di lavoro, di integrarle con le politiche di formazione. Diciamo, noi siamo, lo diceva bene l'ingegnere Bonfioli prima, no? Siamo abituati a pensare alla formazione come, no, a quel, magari diciamo a quel, al fallimento del percorso scolastico, no? Cioè come a quello che serve. A quello che serve per inserirsi nel mercato del lavoro quando diciamo si fa la transizione dalla scuola al lavoro. E difficilmente, i dati appunto che ho citato prima lo dimostrano, si pensa alla formazione come non solo alla formazione continua, vabbè, ma qua siamo in casa per cui non ci arriviamo dopo, ma come quel momento, quell'azione che accompagna le transizioni. Quindi diciamo il periodo di disoccupazione
come periodo in cui lavorare sulle competenze, lavorare sull'aggiornamento delle competenze. Quindi immaginare il periodo che una persona per condizioni varie si ritrova, un periodo sfortunato evidentemente della sua vita, però farlo diventare un'occasione di rinnovamento, un'occasione di cambiamento, e quindi la formazione professionale intesa come è appunto pieno titolo, politica attiva del lavoro. Ecco, questo è un cambio di paradigma, quindi per fare questo abbiamo bisogno di modificare tutti gli strumenti con cui le persone entrano nel circuito dei servizi per il lavoro. Quindi abbiamo bisogno di, diciamo, all'accesso ai servizi per il lavoro, abbiamo bisogno di misurarne le competenze, abbiamo bisogno di verificare qual è la distanza di queste competenze da quelle richieste dal mercato, abbiamo bisogno a quel punto di strumenti per l'analisi del mercato, per vedere, diciamo, qual è il fabbisogno richiesto nel qui ed ora dalle imprese nel contesto specifico in cui quel lavoratore deve cercare lavoro. Quindi tutto questo evidentemente si porta appresso un apparato metodologico che noi stiamo rivedendo, diciamo, è stata una mia delibera del maggio scorso che diciamo ha dato attuazione a quel capitolo che nel programma GOL abbiamo chiamato dal profiling all'assessment, piuttosto che strumenti diciamo automatici di valutazione della distanza dal mercato del lavoro, abbiamo immaginato a strumenti di valutazione del bisogno specifico di ciascun lavoratore per poter essere inserito in un percorso nei servizi, che sia un percorso o di orientamento e assistenza specifica alla ricerca del posto del lavoro, oppure un percorso vero e proprio di formazione. Abbiamo distinto due tipi diversi di percorso: un percorso di aggiornamento, di upskilling fino a 150 ore di formazione, un percorso invece di riqualificazione, di reskilling fino a 600 ore di formazione. Abbiamo previsto, e qui diciamo ho apprezzato tantissimo l'intervento di Fondi Impresa, perché l'intervento diciamo, non so se avete già fatto l'avviso 2, quello sulle competenze di base, è già fuori, sì, l'avviso 2, perché non si parla mai abbastanza delle competenze di base. Adesso tra i beneficiari del reddito di cittadinanza i tre quarti hanno al massimo la licenza media, ma di questi molti non hanno neanche la licenza media, e ce ne sono alcuni che non hanno neanche la licenza elementare. Cioè qui c'è proprio un problema di alfabetizzazione, cioè purtroppo di analfabetismo, a volte di ritorno, ma a volte proprio perché non hanno neanche il titolo. Quindi c'è un problema di literacy, di numeri, cioè di leggere e far di conto. Quindi da questo punto di vista è evidente che questo tipo di iniziative è assolutamente come dire, apprezzabile per i lavoratori occupati, ma lo è ancora di più evidentemente per i lavoratori disoccupati. E qui abbiamo un percorso 4 nell'ambito del programma GOL, che è un percorso di lavoro e inclusione, in cui evidentemente si deve lavorare sulle competenze di base e quindi non solo sulle competenze professionali, ma si deve lavorare anche in rete con gli altri servizi, perché è stato ricordato l'importanza dei servizi di conciliazione, ma non solo questi, diciamo i servizi sociali e sociosanitari più in generale, che soprattutto per le utenze più fragili e vulnerabili diventano fondamentali per migliorare l'occupabilità delle persone. Non so quanto tempo ho ancora. Ah, un paio di minuti. Allora, quindi molto, molto rapidamente, penso forse le cose un po' più attese in termini di annuncio da parte della platea qua presente. Il fondo nuove competenze. Ecco, diciamo, noi abbiamo inserito questi interventi che descrivevo prima del programma GOL nell'ambito di un piano nazionale per le nuove competenze. Un piano nazionale per le nuove competenze che aveva questi come pilastri degli interventi per i lavoratori disoccupati. Abbiamo poi un pilastro di interventi per i lavoratori occupati. Ecco, gli interventi sul fondo nuove competenze. Il fondo nuove competenze è stato un intervento che ha sorpreso un po' tutti, diciamo, nel senso che è stato pensato nel pieno della primissima ondata Covid. L'abbiamo pensato a marzo-aprile del 2020, diciamo, nell'entourage dell'allora ministra Catalfo. Ecco, l'abbiamo pensato in una situazione
che era drammatica, ma soprattutto, diciamo, in una condizione di assoluta incertezza per il futuro. Ecco, io credo che sia stata un'intuizione straordinaria dell'allora ministra Catalfo, quella di, come dire, pensare in quella condizione di estrema incertezza alle competenze dei lavoratori, pensare a utilizzare quel tempo in cui avevamo 10 milioni di lavoratori a casa, con trattamenti Covid, se non col Covid, e pensare a sfruttare quel periodo per lavorare sulle competenze dei lavoratori, quindi dare la possibilità alle aziende di utilizzare uno strumento diverso rispetto alla cassa, piuttosto che ad altri strumenti in deroga per sostenere il reddito dei lavoratori, e pensare a sostenere sia il reddito che le competenze dei lavoratori. È stato un successo straordinario, i lavoratori coinvolti, diciamo, le domande presentate hanno riguardato 600.000 lavoratori, 14.000 imprese. Ne abbiamo finanziate metà l'anno scorso, metà sono state riammesse a istruttoria a febbraio scorso. Ora abbiamo un problema in ANPAL, nel senso che appunto le condizioni con cui è partito è partita la gestione del fondo erano condizioni, come dire, estreme, e per cui si è proceduto con la massima rapidità, ma evidentemente poi i problemi vengono dopo, e quindi ce li abbiamo in sede di saldo piuttosto che in sede di riammissione di queste nuove istanze, però insomma li stiamo risolvendo. Tra oggi e domani firmo un decreto che risolve il problema per approvare le nuove istanze ammesse a contributo a febbraio scorso, e stiamo chiudendo con INPS le procedure per i controlli sull'erogazione dei saldi, per cui insomma nelle prossime settimane risolviamo questi problemi. Ma la cosa più interessante di cui parlare qui è il futuro del Fondo Nuove Competenze. Non abbiamo tanto tempo, però il futuro del Fondo Nuove Competenze secondo me non può che essere legato a un'azione congiunta con i fondi interprofessionali. Adesso proprio domani avremo modo di parlarne direttamente con i fondi, abbiamo un incontro tecnico in cui ci confrontiamo con loro, però è evidente che un'attività di questo tipo, se deve essere strutturata e deve diventare strutturale insieme ai fondi, che per legge, nel nostro ordinamento, sono gli enti bilaterali e quindi, come dire, per loro natura interessati alle sorti del lavoratore e dell'impresa, e da questo punto di vista evidentemente gli enti più idonei per ragionare sul lato formazione, lasciando il sostegno per quanto riguarda il pagamento delle ore al bilancio dello Stato, in questo caso al bilancio comunitario, perché il nuovo decreto poggerà integralmente per 1 miliardo di euro sulle risorse del React-EU, uno dei fondi del Next Generation EU che accompagna il PNRR. Ecco, quindi ruolo centrale dei fondi interprofessionali, ruolo centrale della doppia transizione. Lo diceva il professor Rosina, adesso qui noi ovviamente non finanziamo formazione sulla transizione demografica, ma finanziamo formazione sulle altre due transizioni. Quindi sostanzialmente il lavoro fatto in questi mesi è stato un lavoro di cercare di indagare quali sono i processi aziendali che sono investiti dalla doppia transizione, e cercare di capire quali sono le competenze su cui i progetti di formazione devono essere immaginati da parte delle imprese per poter essere finanziati da questo strumento. Abbiamo delle innovazioni importanti, insomma, che sono state prodotte negli ultimi anni sul digitale. Ci sono linee guida consolidate, insomma, da parte dell'AGID, sia sulle competenze di base che sulle competenze specialistiche. Abbiamo un lavoro importante fatto proprio quest'anno, nel 2022, dalla Commissione europea sul database di ESCO per quanto riguarda le competenze ecologiche, e quindi insomma abbiamo ormai tutti gli ingredienti per partire anche con questa seconda stagione del Fondo Nuove Competenze. Grazie. Bene. Grazie, prego.
Allora, ci avviamo verso la parte più tecnica, diciamo, del pomeriggio. E chiamo sul palco Elvio Mauri, direttore generale di Fondo Impresa. Prego. È il dottor Amarildo Arzuffi, che è il direttore di area formazione di Fondo Impresa. E infine, per la responsabile dei progetti speciali di Fondo Impresa, Donata Cutuli. Eccoli. Prego. Allora, io direi di iniziare dal dottor Mauri, che ci illustrerà appunto la programmazione di Fondo Impresa e il contributo alle politiche attive del lavoro. Sì, io sarò molto veloce, spero anche sintetico, spero anche comprensibile. In qualche battuta, la situazione attuale rispetto ai nostri avvisi, diciamo, vivi, rispetto ai nostri avvisi che speriamo di far nascere, e poi appunto cederò la parola ai colleghi. La situazione attuale, noi sull'avviso 1, che come sapete è l'avviso legato all'innovazione tecnologica, sostanzialmente abbiamo per adesso chiuso esclusivamente la fascia C, che è la fascia, per capirci, relativa al sud. Nel prossimo consiglio d'amministrazione che teniamo la settimana prossima, per la precisione il prossimo mercoledì, andremo a chiudere sia la fascia B che la fascia D, quindi per capirci le aree del centro e i cosiddetti multiregionali, chiamiamoli così. Per capirci, sapete che la grande differenza rispetto allo scorso avviso è legata al fatto che abbiamo tolto quella cosa che so che faceva non piacere a molti di voi, cioè la situazione per cui avevamo gli ammessi, avevamo i non ammessi, ma anche quelli votati, approvati, ma che, come dire, non venivano finanziati per esaurimento delle risorse, che è sempre una cosa molto, molto sgradevole. Questa situazione non c'è più. Sostanzialmente noi abbiamo in Consiglio di Amministrazione strutturato un meccanismo che sostanzialmente ci fa chiudere la finestra di presentazione nel momento in cui andiamo a superare per il 10% le risorse ad hoc su ogni singolare. Rimangono quindi aperte, rimarranno aperte almeno fino a metà luglio, le risorse per la fascia A, che è la fascia del nord. Questo per quello che riguarda l'avviso 1. Sull'avviso 2, quello delle competenze di base che citava anche, si è citato più volte prima, ha citato anche dottor Angora, abbiamo, credo che tutti voi, devo dire che siete stati bravi, perché sostanzialmente sono stati bocciati pochissimi cataloghi su che li presentati, credo che vi abbiamo scritto nella giornata di martedì o di mercoledì di questa settimana, avendo ritenuto poco simpatico organizzare questo convegno non avendovi ancora detto nulla sul vostro catalogo, quindi abbiamo pensato appunto di scrivervi il giorno prima, così vi mettevamo in una buona predisposizione d'animo nei nostri confronti. Il 15, come sapete, si apre la possibilità di presentare i progetti. Lo dico così, almeno lo dico una volta sola: non abbiate preoccupazione rispetto alle risorse. Tanto c'è anche la dottoressa Luciani che mi sente, c'è anche il dottor Tangorra che è il vigilante, le risorse le abbiamo, e quindi non uccidetevi a presentare il progetto il 15 di giugno, il primo secondo utile, perché è assolutamente inutile, anche perché, ripeto, li valuteremo tutti insieme, e abbiamo fatto con i colleghi Arzuffi e Bernava in particolare già un bel lavoro rispetto alla nostra capacità di fuoco odierna, anche perché è chiaro che adesso il pezzo che andremo a fare, nel momento in cui venite a presentarci i progetti, è un controllo sostanzialmente sugli accordi sindacali e sugli aiuti di Stato. L'idea, come sapete, con l'avviso di competenze di base è anche quella di contribuire a risolvere uno dei grossi problemi che abbiamo sempre avuto, cioè di accelerare, di ridurre il gap temporale fra il momento della raccolta del fabbisogno formativo e il momento in cui andiamo a deliverare l'attività formativa. Questo ci serve anche per ridurre, come dire, i tempi di attraversamento del fondo, ci è utile anche perché
credo che sia l'ingegner Bonfiglioli, o Stefanelli lo sanno perfettamente, nel momento in cui raccolgono un fabbisogno formativo è anche importante metterlo a terra con una certa velocità. E questo quindi è uno degli obiettivi che ci siamo dati, e siamo sufficientemente ottimisti sul fatto che dal 15 giugno in poi si possa con velocità rispondere positivamente ai progetti che voi ci presenterete. Sull'avviso 3 sarà molto più brava di me Donata, mi limito solo a dirvi presentate, oggi abbiamo bloccato sostanzialmente un terzo delle risorse, quindi circa 3 milioni e un po', se da memoria 4 milioni, perché poi ogni giorno appunto domande arrivano. L'obiettivo è quello di spenderli tutti come abbiamo fatto l'altra volta, con una bella efficacia rispetto a posti di lavoro che si creano. Fra l'altro credo che anche qui con decreto direttoriale a breve cominceremo già sicuramente entro il mese di giugno a cominciare ad approvare i progetti presentati, anche qui mi sembra uno iato temporale accettabile. Sto spoilerando, vabbè, questo mi piace farlo anche su Netflix, quindi raccontare come finiscono le serie è una cosa divertente, però sto zitto da questo punto di vista. Vi aggiungo solo una cosa, ho anche chiesto autorizzazione al dottor Tangora se potevo anche dirla questa. Noi il consiglio di amministrazione, credo due consigli di amministrazione fa, si è immaginata una sorta di simil avviso 4, l'abbiamo chiamato, poi con tua probabilità ci toccherà cambiargli il numero, ma fa niente, cioè l'idea era mettere a terra le proposte formative progettuali connesse alla restituzione di quelle risorse. Vi ricordate il famoso prelievo del comma 722? Abbiamo presentato già una bozza, penso che si possa dire, cioè d'intesa con ANPAL, proprio per cominciare a fare un po' di push rispetto ai ministeri che poi ci dovranno dire come muoversi su questa partita, e quindi poi il collega Amarildo vi racconterà cosa ci abbiamo scritto su questo avviso, naturalmente nulla di rivoluzionario. Chiudo con due ultime considerazioni e penso di essere stato nel tempo. Il prossimo consiglio di amministrazione presenteremo anche la rivisitazione, devo dire una rivisitazione molto minima, oserei dire, rispetto all'avviso sul green e l'economia circolare che abbiamo presentato, quindi la settimana prossima approveremo anche la nuova edizione di questo avviso, proprio perché appunto il nostro fondo vuole essere moderno, digitale, inclusivo e green. E infine, prima dell'estate, chiuderemo anche con il contributo aggiuntivo che, come ci eravamo già detti in passato, che avremmo fatto dedicato a due categorie, cioè al genere femminile da un lato, e mi sembra che siamo in linea con il mainstream dei discorsi odierni, e con le persone di una certa età, lo dico con rispetto perché ho 58 anni, quindi quando sento over 45, over 50 lo dico sempre con un po' di sofferenza. Dopodiché chiaramente ragioneremo con ANPAL sul tema del fondo delle competenze. Questo è quello quindi che andrà a riguardare la vita del fondo nei prossimi mesi. Spero di essere stato sufficientemente chiaro nel racconto, e per gli approfondimenti su questi, sugli avvisi appunto che dicevamo, su politiche attive, su casa integrazioni, passo la parola ai colleghi. Bene, sì, no, infatti introduco il dottor Arzuffi, che si deve occupare di formazione per inoccupati e disoccupati e la riqualificazione dei lavoratori in ciclo. Magari in sala lo sanno tutti, ecco, ma io non lo so. Sì, e il mio direttore mi ha messo una situazione imbarazzante di parlare di un avviso che ancora non c'è, se non una bozza, e quindi è una situazione molto simpatica. In realtà noi abbiamo iniziato a scrivere questa cosa ragionando sull'esperienza più concreta che abbiamo fatto in questi anni, su cui poi si dilungherà appunto la collega Donata, che è quella dell'intervento che abbiamo condotto per favorire l'inserimento lavorativo di forza lavoro in un'ottica di affrontare la questione delle professionalità di difficile reperimento. In realtà noi non siamo intervenuti in generale
in una politica di inserimento lavorativo, spingendo tutti gli inserimenti lavorativi. Abbiamo cercato di intervenire su una cosa specifica, cioè su quel gap di competenze che esiste fra personale che già è selezionato, in qualche modo l'azienda ha individuato per poterle inserire nelle proprie pratiche lavorative, e le competenze specifiche distintive tipiche del ciclo produttivo dell'azienda. Il ragionamento quindi che abbiamo spinto profondamente sulla questione, su questa questione, è quella dell'ultimo miglio, che è la competenza specifica della formazione professionale, che non si deve sostituire ai processi educativi tout court, ma che deve invece fornire quell'insieme di competenze distintive che la scuola e il sistema educativo per propria natura non può fornire, perché dovrebbe scendere in centinaia e migliaia di micropratiche che rendono incompatibile questo con ordinamenti nazionali tipici dei sistemi educativi. Quindi il nostro punto d'approccio è favorire l'incontro fra domande e offerte, intervenendo su questo elemento distintivo, le competenze distintive rispetto a professionalità di difficile reperimento, dove per il difficile reperimento, come diceva prima l'amministratore delegato, non si intende la questione salariale, ovviamente, ma si intende, sapete che è molto diffusa la discussione sui camerieri, professionalità assolutamente interessante, io l'ho fatta da piccolo, e che richiede anche una significativa preparazione, ma noi invece intendiamo favorire di intervenire sui quelle tipiche competenze professionali che hanno una qualità intrinseca oggi difficilmente reperibile, che si può trovare all'interno di ogni tipo di figura professionale, dalle più alte alle più basse. Abbiamo notato, ad esempio, con uno studio fatto qualche anno fa, e sulla questione del rientro di molte lavorazioni nel mondo della moda in Italia, uno dei grandi vincoli era ritrovare professionalità nel campo dell'alta sartoria che si sono perse nel corso degli anni. E quindi siamo intervenuti su questo fronte, abbiamo finanziato esperienze. Ancora abbiamo finanziato esperienze in settori della manutenzione, cioè tutti in settori chiave dei processi produttivi che oggi hanno necessità estrema di queste figure professionali e che hanno bisogno di fornire quelle competenze distintive. Lì abbiamo visto che il nostro avviso funziona bene, e poi Donata vi racconterà. Ecco, ragionando sulla cassa integrazione, dove abbiamo ancora un nodo da sciogliere, il Consiglio di amministrazione ha scritto all'ANPAL per avere un'interpretazione autentica della normativa proposta, per riuscire a cogliere esattamente, perché ci sono problemi interpretativi, giuridico-interpretativi, sulla mission, sulla tipologia di persone che noi dobbiamo andare a gestire dentro l'ampio bacino dei cassi integrati, se solo, come dispone il testo in una prima lettura, il personale in costanza di rapporto di lavoro, o se, come una lettura, come dire, sistemica rispetto all'evoluzione normativa, dobbiamo intervenire anche in favore di personale in transizione lavorativa. La questione è stata scritta ad ANPAL e al Ministero del Lavoro, e attendiamo, per scrivere l'avviso concretamente, anche un chiarimento in questo senso. Però lì dentro, anche lì, abbiamo incominciato a fare una riflessione sulla specificità del luogo di produzione, per evitare una formazione generica che poi incontra sempre una difficoltà nel mondo dell'impresa a trovare vantaggi rispetto alla formazione fatta ai disoccupati, o in questo caso ai cassi integrati in transizione, ai cassi integrati. Vi è un problema molto significativo fra i profili professionali prodotti dalle regioni, che sono profili di un sistema, diciamo, che di primo inserimento, e i profili distintivi delle singole imprese. Nel momento in cui una singola impresa che si contraddistingue proprio per delle competenze distintive che segnano il proprio percorso, la propria pratica lavorativa, deve adeguarsi totalmente alle, diciamo, alle disposizioni della formazione di inserimento, spesso non trova forte corrispondenza. Quindi la nostra idea è quella di provare a responsabilizzare al massimo, a personalizzare il disegno formativo rispetto al ciclo produttivo, dove il lavoratore viene inserito o dove viene dovrà essere inserito riqualificandolo. Stiamo quindi immaginando dei bandi che vedano un forte protagonismo del mondo dell'impresa.
nella costruzione dell'idea formativa, nell'espressione della domanda e ovviamente con un forte coinvolgimento delle parti sociali. Bandi che hanno un altro elemento importante, che devono garantire, come nel caso dell'avviso che sta gestendo Donata, una risultanza di una vera collocazione professionale. Noi, ad esempio, nel caso dell'avviso sui nuovi inserimenti lavorativi, paghiamo l'attività svolta solo se il 50% dei lavoratori viene occupato stabilmente con un contratto a tempo indeterminato, il 50% dei formati, e il 40% dei restanti formati, anzi, insomma, fino ad arrivare al 90% della forza lavoro formata, ha comunque un contratto a termine di almeno 6 mesi. Ecco, questo tipo di cosa, cioè di agganciare la concreta prestazione lavorativa, la formazione e di garantire lo sbocco occupazionale, sono sostanzialmente le linee guida che stiamo seguendo nelle progettazioni delle attività. Qui sarà anche, e chiudo con una cosa importante, qui sarà anche importante però capire il tipo di intervento, perché laddove dovessimo spingerci anche sulle transizioni lavorative, una delle questioni cuore che avremo di fronte sarà la delicatezza della gestione, diciamo, del lato umano di questa formazione. Perché è molto facile dire ai cinquantenni, e io oramai sto uscendo anche da quella fascia di età, dovete studiare perché se non studiate siete fuori dal mercato del lavoro, ma cinquantenni che magari hanno una scarsa preparazione di base e da molti anni non frequentano attività lavorative e formative sono immediatamente respinti da un approccio molto che non tenga conto delle loro specificità, cioè da una pedagogia che non si adatti a un'analisi della loro condizione reale e che non lavori per includere. Per fare questo stiamo incominciando a pensare ad un'attività, anzi l'abbiamo progettata con l'ausilio di un nostro consulente, il professor Luigi Serio, ad un'attività che svolgeremo sulla nostra piattaforma che si chiama Da clienti a partner e che vede coinvolti gli enti di formazione che sono legati alla rete Fondo Impresa, che sono accreditati alla rete Fondo Impresa. Stiamo incominciando a pensare di produrre una serie di materiali e di riflessioni intorno alle esperienze compiute anche negli anni passati su questo tipo di formazione. Una formazione che è molto più lunga, che è molto più legata alle sensibilità delle persone, che è diversa dalla formazione che in questi anni abbiamo condotto nel campo della formazione continua, che è molto breve, incisiva, tecnica, e invece qui c'è bisogno di riprendere competenze sulla presa in carico per lungo periodo delle persone. Ecco, svilupperemo una serie di riflessioni attraverso interviste, dibattiti. Immaginiamo di chiedere anche a voi operatori di darci contributi su esperienze che avete fatto negli anni passati per riuscire a socializzare un metodo di lavoro che affronti questa questione complicata di riportare in cicli lunghi di formazione gli adulti, tenendo conto appunto della loro complessità umana, oltre che delle questioni tecniche che dobbiamo affrontare per porli in condizione di poter operare stabilmente in impresa. Grazie. Per le slide, ringraziamo il dottor Arzuffi e passo la parola alla dottoressa Cutuli, che si deve occupare di un oggetto abbastanza misterioso in Italia, perlomeno per me, cioè le politiche attive. Buon pomeriggio a tutti. Io vi darò qualche dettaglio tecnico, sperando di non annoiarvi, sull'avviso 3/2022, l'avviso dedicato agli interventi sperimentali relativi al sistema delle politiche attive del lavoro a favore di disoccupati e inoccupati. L'avviso nasce da una precedente piccola esperienza, l'avviso 3/2019. Con l'avviso 3/2019... erano stati stanziati 1,5 milioni di euro, poi aumentati a 2,5 milioni. Adesso con questo avviso stanziamo direttamente 10 milioni di euro e aumentiamo anche il taglio dei singoli progetti. Allora, l'avviso 2019, in realtà chiedevamo di assumere almeno il 70% dei partecipanti.
Adesso possiamo avere un quadro abbastanza chiaro dei risultati, perché solo uno dei piani deve rendicontare. Siamo arrivati al circa l'85% dei partecipanti assunti, con assunzione all'epoca a tempo indeterminato. Cosa che ci sembra ancora più importante, il fatto che è abbastanza basso il costo dei singoli lavoratori. Se si considera infatti i partecipanti, il costo medio dei partecipanti arriva a 7.000 euro, se consideriamo solo quelli assunti supera gli 8.000 euro, circa gli 8.000, arriva a circa 8.000 euro. Ma la cosa che dobbiamo anche pensare è che coloro che hanno partecipato alla formazione, trattandosi di figure di difficile reperibilità sul mercato del lavoro, in teoria dovrebbero avere maggiori chance di trovare un lavoro. Non sorprende che il 55% delle figure ricercate sia legato all'ICT. Abbiamo impiantistica, plastica, imballaggi, che sono andati abbastanza bene. Allora, come ha già detto il direttore Arzuffi, col nuovo avviso invece si richiede il 90% delle assunzioni dei partecipanti effettivi. Chiariamo che queste assunzioni possono avvenire già all'indomani della domanda di finanziamento. Quindi possono essere assunti anche durante il percorso formativo. Possono contribuire al raggiungimento di questi obiettivi anche i contratti di apprendistato a tempo indeterminato. E per facilitare un po' le aziende, sono valide anche le assunzioni presso aziende terze aderenti a fondi impresa nel limite del 20%. Questo perché sono partecipanti che hanno una particolare volatilità, diciamo. Ancora, il taglio dei progetti va da 20.000 a 300.000 euro. La singola azienda può chiedere in uno o più progetti massimo 300.000 euro. Il finanziamento, anche in questo caso, avviene a saldo al compimento degli obiettivi previsti. L'ora corso è di 200 euro. Al netto della voce B, che gli addetti ai lavori sanno che la voce B è la voce dei partecipanti alla formazione, quando assunti, oppure incluso altro cofinanziamento. Perché faccio questa precisazione? Perché le aziende che sono tenute a cofinanziare possono assumere direttamente i partecipanti e così scaricare il loro costo, e in questa fase accettiamo anche le assunzioni su somministrazione, poi deve assumere l'azienda stessa, oppure possono partecipare con gli altri costi, ma in questo modo diminuisce l'ora corso, il valore dell'ora corso. Possono presentare i progetti come soggetti proponenti esclusivamente le aziende aderenti, anche i nati, ATS, consorzi o reti di imprese. Chiediamo che questi vengano già formati, vengano già istituiti prima della presentazione della domanda di finanziamento, proprio per rispondere a delle esigenze di cantierabilità immediata di questi piani. Gli enti qualificati in questo caso non possono presentare per le aziende, ma è anche una maniera per tutelarli e non farli esporre da un punto di vista finanziario. Mentre solo per questo avviso stiamo ammettendo le aziende in corso di adesione. Anche qui un altro concetto un po' tecnico: sono quelle aziende che hanno già aderito a fondi impresa, ma di cui l'INPS non ci ha ancora passato i dati, di cui quindi non abbiamo nulla sul database. In questo caso abbiamo fatto una piccola procedura per cui possono richiedere di presentare i piani. Questi progetti hanno... caratteristiche sono composti da una o più azioni formative, e una singola azione può andare da 100 a 320 ore, da 100 a 200 è sensibile a 320 in ragione del profilo richiesto. Un singolo lavoratore può avere massimo 320 ore di formazione e ogni azione deve essere composta da 6 a 15 partecipanti. Ogni azione è valida se almeno 6 partecipanti hanno frequentato il 70% del corso. Altre caratteristiche, modalità formative possono essere le più svariate, non mettiamo limiti parametrici in questo avviso. I percorsi devono essere progettati per competenze e per conoscenze. Devono concludersi con la verifica dell'apprendimento, ma in realtà noi chiediamo proprio la certificazione delle competenze, ove possibile. Dove non possibile, invece, attestazione
o verifiche comunque stabilite con le modalità attraverso l'accordo di condivisione o dal comitato di pilotaggio, ma che si devono comunque attenere alle indicazioni contenute nel decreto ministeriale del Ministero del Lavoro e del MIUR. Alla base di tutti i nostri piani, sapete, c'è un accordo di condivisione firmato dalle organizzazioni di rappresentanza riconducibili ai soci di Fondimpresa. Un accordo che deve essere fatto tramite, deve seguire le indicazioni del protocollo di intesa Confindustria, CGIL, CISL e UIL del 2017. Lo trovate sul sito. L'accordo per questo avviso dovrà definire, oltre che le imprese coinvolte, anche i partecipanti e le loro caratteristiche professionali e i fabbisogni di personale in termini di destinatari e competenze ricercate per singola azienda. Quindi nell'accordo stesso già ci deve essere un po' la motivazione. Come sapete, assieme all'accordo, deve essere nominato il comitato di pilotaggio, questa sorta di organo che veglia su tutto il piano. La durata dei piani formativi è molto breve. Dalla comunicazione di finanziamento avete un mese per cominciare le attività formative, che si possono estendere per 6 mesi, 2 mesi per rendicontare, e Fondimpresa si impegna a saldare entro 60 giorni. Ora, il problema di solito è la fase di aggiudicazione dei piani, anche per via della valutazione, legata un po' a lungaggini burocratici o alla difficoltà di far riunire i professori, e qui abbiamo fatto un altro piccolo esperimento che è quello dei valutatori monocratici. Stiamo anche lavorando a distanza, per questo ci permette di smaltire parecchio i tempi. Andando a regime, i progetti dovrebbero essere finanziati entro 15 giorni. Non sono ottimista, anzi abbastanza realista. Allora, dal 10 maggio ad oggi sono arrivati 44 piani che hanno assorbito circa 4 milioni di euro. Come già preannunciava il direttore Mauri, all'inizio della prossima settimana verranno inviate le comunicazioni esiti dei primi 20 piani, fra 10 giorni degli altri 20. E poi si andrà, come dire, ogni settimana verranno comunque inviate queste comunicazioni. Ora, sul nostro sito trovate tutto ciò che riguarda l'avviso, la pagina dedicata. Qualora aveste dubbi, bisogno di chiarimenti, di informazione, vi invito a scrivere a questa mail. Rispondo io stesso alla collega Claudia Capogreco, che si occupa con me dell'avviso. Questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Allora, abbiamo concluso la parte più tecnica, molto interessante. Abbiamo scoperto che le politiche attive esistono, qualcuno le fa, no? Quindi, allora, io non invidio il presidente Regina, che adesso deve tirare i fili di un pomeriggio, devo dire, molto denso, e nel quale si sono intrecciati moltissimi argomenti, e quindi do a lui la parola. Sì, grazie, vi ringrazio per essere peraltro così numerosi oggi. Io non ho, così smarco subito la questione, libri da presentare, ma posso, anche per ringraziarli della loro presenza, di nuovo risollecitare l'acquisto di quello del professor Rosina e del dottor Pirone, soprattutto quello del dottor Pirone, perché come stesso lui stesso ha ammesso, quello di Rosina si vende un po' più da solo, quindi questo andrà un po' più spinto, quindi fate un'azione di buona volontà. Ma è davvero un ringraziamento, anzi vi prego un applauso per il nostro moderatore. È molto difficile tirare le fila di un dibattito così ricco, così articolato, così denso anche di dati, di informazioni, e quindi proverò, diciamo, davvero a cogliere qualche spunto di tanti che sono emersi oggi. Trattare questo tema è un tema anche di grande fascino, oltre che di grande preoccupazione allo stesso tempo. E che mi permette anche di ricollegarmi, diciamo, a quelle che sono le tante sfide
che la nostra industria, la nostra società deve affrontare, sta affrontando e dovrà affrontare negli anni futuri. Permettetemi solo un piccolo inciso. Io partecipo da tanti anni a convegni in cui l'Italia, in tutte le statistiche, è sempre all'ultimo o al penultimo posto. E tutte le volte mi chiedo come ha fatto questo paese a diventare la seconda manifattura d'Europa e una delle principali al mondo. È uno dei misteri sui quali probabilmente dovremmo dedicare un convegno, perché davvero va studiato il caso Italia, no? Cioè, io credo che sfidando tutte le valutazioni che ci sono in giro, davvero, no? Io sono pieno di statistiche dove, se guardiamo a tutte le dinamiche sociali, economiche, di trend, burocratiche, no? L'Italia è sempre in fondo a queste classifiche. Però evidentemente abbiamo una ricetta magica, come dire, per riuscire in quello che Presidente Ferrari una volta diceva, la creatività italiana, e quindi con grande creatività affrontiamo anche questo tema della rivoluzione demografica. Purtroppo qui serve poco la creatività, ma servono, diciamo, fatti concreti. Ma ritornando al tema di oggi, io lo metto in relazione con quelle che sono, dicevo prima, le grandi sfide che la nostra società sta affrontando e dovrà affrontare in maniera significativa. Pensate solo alle ultime che il nostro sistema industriale ha vissuto negli ultimi 2 o 3 anni. Negli ultimi 2 o 3 anni il sistema industriale italiano, europeo, mondiale, per alcuni aspetti, si è trovato davanti al grande dramma del Covid, si è trovata davanti all'implementazione dei piani di resilienza, di recovery, che per l'Italia sono un dato particolarmente importante, perché come sapete l'Italia ha il cosiddetto PNRR più importante di tutta Europa. Si sono trovati davanti a delle crisi energetiche di proporzioni inimmaginabili solo alcuni anni fa, sono davanti alla crisi delle materie prime e da ultima, per l'evoluzione pandemica in Asia, anche agli approvvigionamenti e ai trasporti della catene del valore complessivo. Davanti a queste grandi rivoluzioni alle grandi sfide che l'industria europea e mondiale si trova davanti, noi siamo chiamati anche ad affrontare probabilmente le due più grandi rivoluzioni che la storia ricordi, diciamo, almeno da quando possiamo parlare, diciamo, di un assetto industriale strutturato, cioè la rivoluzione digitale, la rivoluzione energetica o ecologica, come dir si voglia, che anche qui sono state richiamate, alle quali oggi scopriamo di dover affiancare anche un'altra grande transizione, cioè quella demografica. I dati sono chiari a tutti voi e sono, credo, esprimono, diciamo, nel profondo il dramma che stiamo vivendo e che troveranno a viversi le generazioni future. Io, tra le tante citazioni, cito la relazione di Banca Italia, che secondo me ha fotografato con grande lucidità, diciamo, gli aspetti più importanti. La popolazione tra i 15 e i 64 anni, in fascia d'età convenzionalmente, che è la fascia d'età che viene utilizzata convenzionalmente per individuare le persone in età di lavoro, è scesa di circa 270.000 unità rispetto al 2020, riducendo a parità di tasso di partecipazione le forze di lavoro di quasi 171.000 unità nel giro di 2 anni. E il quadro oggi nel medio-lungo periodo non è neanche più roseo. Sulle date di nascite, diciamo, sulle nascite avete sentito i dati, siamo appena poco sopra i 400.000 bambini contro i 930.000 del 1960, che erano gli anni, come dire, nei quali ci apprestavamo al boom economico del paese, il quale cambiava anche il livello di benessere sociale ed economico della nostra comunità.
Secondo le ultime previsioni Istat, nei prossimi 20 anni è stimata una contrazione, come abbiamo visto oggi, di un quinto della fascia di età tra i 15 e i 64 anni, pari a circa 7 milioni di persone rispetto al livello attuale. E allo stesso tempo noi abbiamo davanti, dicevo prima, le due grandi rivoluzioni che trasformeranno l'assetto sociale ed economico del nostro paese, non solo del nostro paese, ma certamente avranno un grande impatto anche nel vecchio continente. Ci siamo dati dei grandi e ambiziosi obiettivi a livello di transizione energetica, ci siamo dati dei grandi ed elevati obiettivi per la transizione digitale. Per tutte queste grandi trasformazioni a cui il Paese sarà chiamato e che presentano, siamo abituati naturalmente a guardarne le opportunità, che sono tante, sia in termini di nuova occupazione, sia in termini di processi, sia in termini di cambiamento della vita sociale. Ma ci sono anche grandi rischi connessi a queste rivoluzioni, perché tutti i paesi stanno percorrendo la stessa strada e tutti i paesi partono più o meno da posizioni in alcuni casi migliori della nostra e hanno davanti a sé, diciamo, dei percorsi a cui devono dare delle risposte molto veloci, piuttosto è molto unite in un contesto. Questo mi lascia la principale preoccupazione, perché questa corsa alla quale le nostre comunità sono chiamate è fonte, dicevo prima, di opportunità, enormi opportunità. Pensate alle implicazioni di una rivoluzione digitale o pensate solamente a restituire un paese più sostenibile alle nostre generazioni, visto che ne abbiamo consumate tante di energie e in tutti questi anni. Ma presenta dei rischi che, se non saremo capaci, come dire, e se non accompagneremo questo processo con tutto quello che ci necessita, probabilmente rimarremo indietro e metteremo per la prima volta negli ultimi, direi, 70 anni a rischio le future generazioni, che staranno peggio di quelle precedenti. Il che è innaturale per una società che guarda la crescita e guarda il progresso. Pensare che i nostri figli stiano peggio di noi è innaturale ed è immorale per chi costruisce un percorso e per chi rappresenta, diciamo, un percorso da classe dirigente per il futuro. Questo oggi è la vera sfida alla quale siamo chiamati, alla quale non possiamo rispondere solamente puntando sulle nostre eccellenze. Oggi ne abbiamo ospitate due e li ringrazio, Sonia Bonfiglioli, Brunello Cucinelli, sono due grandi eccellenze del paese che ce l'hanno fatta, hanno trovato anche le ricette per farcela. Noi abbiamo bisogno di creare invece un sistema che sia inclusivo per tutto il panorama economico ed industriale, sociale, perché abbiamo bisogno di uscire da questa grande trappola, che non è solo demografica, ma è anche una trappola di crescita e di sviluppo futuro. Ne dobbiamo uscire tutti insieme, senza tralasciare nessuno, che è un po' il motto che ci siamo dati anche in Fondi Impresa. Non vogliamo lasciare nessuno indietro. Quando sento parlare di persone che non sono impiegabili, diciamo, sento tutto il dovere di una classe dirigente che invece deve fare qualcosa perché tutti siano impiegabili. Non ci possono essere, diciamo, cittadini di serie A, di serie B, né se guardiamo alle loro diversità, né se guardiamo alle loro capacità di poter contribuire allo sviluppo di questo paese. Le due sfide connessa con le grandi opportunità che noi abbiamo sono anche sfide che richiedono, dicevo prima, il contributo di tutti. Ed è in questo che Fondi Impresa, diciamo, vuole dare il suo piccolo spazio per quello che riguarda le politiche attive, per quello che riguarda un processo fondamentale che noi abbiamo davanti, che è tenere, diciamo, costantemente aggiornati e preparati i nostri lavoratori, i nostri cittadini, e poter dare loro l'opportunità di svolgere un ruolo nella società e nel mondo economico e assicurare a loro e alle loro famiglie quel benessere, almeno
del livello a cui li abbiamo provato a garantire in tutti questi anni. Dobbiamo fare di tutto, dalla scuola primaria, dalla formazione universitaria e quindi anche a livello formativo, per fare in modo che questa popolazione diventi un soggetto davvero attivo della trasformazione e non la subisca passivamente. Noi non siamo qui per subire due grandi trasformazioni perché le ha dettate l'Europa o perché ci troviamo immersi in un contesto che ci trascina verso il cambiamento. No, noi dobbiamo essere consapevoli che il cambiamento ci porterà a essere migliori, ci porterà a vivere in condizioni migliori, sia dal punto di vista ambientale, sia dal punto di vista di processo. Però se questa è la realtà e questa è la direzione, noi dobbiamo fare in modo che ci siano tutti. E esserci in tutti vuol dire che davvero ognuno di noi può svolgere un ruolo, lo deve svolgere fino in fondo, prendendosi le proprie responsabilità, non richiudendosi nei propri spazi, auspicando di avere un ruolo sempre maggiore anche rispetto a quello definito. Ecco perché abbiamo accolto con grande piacere l'indicazione del governo di farci partecipe sul Fondo Nuove Competenze, perché riteniamo che un soggetto che negli anni ha saputo creare credibilità, ha saputo creare capacità e competenze per gestire la formazione a questi livelli deve essere pronto anche a dare un contributo quando parliamo appunto di sviluppare un progetto che è un progetto di paese, un progetto del nostro governo, della visione del nostro governo, deve essere pronto a dare il proprio contributo. E questo lo ritengo, diciamo, non solo un dovere e una responsabilità, che nel ruolo che ricopro e assieme al Consiglio di Amministrazione siamo chiamati a svolgere, ma lo ritengo, diciamo, una necessità per tutte le condizioni che ho elencato prima. Chiudo dicendo, molto è stato detto, diciamo, rispetto alla nostra attività, alle nostre prospettive future. Tra le altre cose abbiamo anche pronto in cantiere un avviso che stanzia 30 milioni di euro per i lavoratori in cassa integrazione, facendo fede allo scambio positivo che abbiamo avuto col governo, col ministro Orlando, che ringrazio. Ho detto ieri che il ministro Orlando non è molto popolare dalle mie parti, quindi io lo ringrazio dovutamente e ne faccio, e lo sottolineo, perché davvero in questa fase, per quanto riguarda il ruolo dei fondi come fondi impresa, è stato davvero determinante. Ma nel patto di scambio che ci ha assicurato di poter vedere restituite le risorse che c'erano state prelevate nel 2014, che sono un ammontare rilevante, cioè 120 milioni per i fondi interprofessionali, naturalmente abbiamo ben compreso che questi dovessero essere finalizzati a formare i lavoratori in cassa integrazione, proprio per riconvertirli e rimetterli nel mondo del lavoro. Quindi è uno scambio positivo che abbiamo colto nelle dinamiche. Naturalmente, per poterlo effettivamente pubblicare questo avviso, siamo in attesa del decreto interministeriale, approfitto del dottor Tangorra, che speriamo presto porti a chiarire le regole del gioco rispetto a queste risorse che appunto la legge finanziaria ci ha restituito. Ecco, in definitiva ci auguriamo di poter fare la differenza rispetto al quadro collettivo di interventi importanti, necessari per invertire questo trend della trappola demografica, e uso la parola trappola appunto per richiamare nuovamente il libro di Pirone come ulteriore messaggio, proprio perché, e qui chiudo, la formazione è futuro, e se devo utilizzare un'altra F, facciamola questa formazione. Grazie a tutti voi. Grazie davvero. Va bene. Invitandovi a rispettare l'appello accorato del Presidente, io direi che è stato un pomeriggio molto interessante, anche perché è stato molto denso, diciamo, ed è stato dedicato al futuro.
il che in Italia è una cosa importante proprio se vogliamo mantenere quella tradizione che ci ha portato ad essere la seconda manifattura in Europa. Io direi di chiudere qui invitandovi al rinfresco, e volevo ringraziare a mio nome personale, a nome di tutti, Fondo Impresa, che ha avuto veramente una buona idea. When you worry about the future, that is because you are lack of confidence. You lack of imagination. I may not have the solution for future, but there is a solution for future. Let me tell you, future is the opportunity for everybody. Because we have nothing to lose. Right? This is what I tell myself 18 years ago. 18 years ago, we did not have money, so we have no money to lose. We don't have technology, we have no technology to lose. Worry about the future. Prepare for the future. Make your own future.